Buonasera a tutti. Bello. Allora, sono Federico. E stasera vi parlerò di come riuscire a risolvere senza portare un'assistenza di prendere veramente tanti soldi i problemi che possono essere risolti da noi utilizzando un bracciale. Lo chiamo in modo PC perché comunque a volte sembra fare prova di una cerchia, sembra che un computer lo diamo per finito, per morto, ma in realtà non lo è. Ok, premessa innanzitutto. I problemi che possono avere il nostro PC possono essere o di natura software, ovvero dovuti a sistemi operativi come Windows, Mac o Linux. Quindi molto probabilmente, esempio, se uno usa Windows è facile capire, ad esempio, che se la ventola scaldantissimo o la ventola ha tanto rumore, potrebbe essere causato da processi che noi non controlliamo o comunque sia abbiamo avviato, come ad esempio potrebbe essere Windows Update, banalmente, che una volta che uno ad esempio sta usando Office oppure Photoshop, programmi santi, potrebbe partire da solo in automatico e scaricare aggiornamenti quando noi non abbiamo detto niente, e quindi quello fa sì che il processore aumenti molto la frequenza, quindi il processore scaldi e la ventola batte per cercare di affrontare il sistema. Questa cosa succede anche su sistemi Linux, ma comunque, quindi quando abbiamo problemi di questo tipo è tutto soprattutto la software. Altri problemi possono essere hardware. Quando i problemi sono hardware possono essere di altro tipo. Allora, io ho fatto 5 tipologie, ovvero la prima, problemi, cioè danni irreparabili, ovvero quando cade proprio il PC per terra, vediamo che lo schermo si crina, non funziona più, oppure si rompe il case a metà, cioè lì non è che possiamo fare niente. O abbiamo pezzi volanti, ovvero un tasto che è attaccato per miracolo, si stacca e attacca ogni volta che lo tocchiamo, cioè non funziona, rimane diciamo giù, oppure i che partono, eccetera. O un rumore assordante da parte della ventola che è impossibile, quindi è impossibile utilizzare il computer perché sennò parte un jet. Un surriscaldamento del computer troppo elevato, quando parte un programma pesante, uno gioca a un videogioco e la scheda video si surriscalda tantissimo, o è un problema che sia la scheda video non sopporta il gioco, o comunque sia c'è qualcosa che non va, dobbiamo vedere in un momento. O comunque la scheda video dà problemi, uno dei casi che normalmente si porta che si riscontra, e quindi vediamo tutto schermo. Premessa, che cosa serve? È inutile, possiamo comprare 1000 cacciaviti, dice ok, c'è un computer, mi compro 1000 cacciaviti TOTS, prendo quelli in brucola, prendo quelli a testa esagonale, prendo tutti i tipi di cacciaviti, potrebbe essere un kit di questo tipo, dove abbiamo tutte le serie, o perciò cacciaviti cinesi, tipo questi che 8 in 1, che paghi in euro, ti danno tutto. Ma in realtà che cos'è? Cioè non è inutile comprarsi tutta questa serie di cacciaviglie, perché in realtà, come vedremo poi, basta un cacciaviglie di norma a croce per smontare tutto. Quindi ecco, poi i cacciaviglie vanno bene, quindi inutile comprare il mio. Ci vuole parecchia pazienza, perché comunque sia, noi non è che l'abbiamo fatto. Noi non l'abbiamo fatto, quindi non è che siamo noi i creatori di una macchina come potrebbe essere un computer. Quindi dobbiamo capire e avere pazienza nel cercare una soluzione e, come appena detto, capire qual è il problema, cioè pensare a quello che si fa. Passiamo al primo caso di problema di grado. I danni irreparabili, non siamo delle persone che riescono a fare i danni, quindi
10 di soliti 4 cacciavini che servono, ma prendi il nostro PC danneggiato, tu puntarci su quello che ci serve, ovvero se è il nostro computer, se è uno schermo, abbiamo uno schermo LCD 17 pollici, basta andare su dei siti come potrebbe essere eBay oppure Amazon, informarci diciamo sul costo, comprarli, o veramente se non è presente vedere se altri siti possono vendere questi pezzi, comprarli e montare questo costume per farlo tornare in un modo. Per quanto riguarda i pezzi volanti, che era la nostra seconda casistica, bisogna sempre unirsi il nostro cacciavite, documentarsi sui problemi, ovvero abbiamo rotto, il tasso è rotto della tastiera, quindi abbiamo la nostra tastiera che perde pezzi, possiamo benissimo informarci come si rimonta, ad esempio come in questo caso una tastiera è formata da una coppa dove c'è un tasto, il meccanismo è semplicissimo, questi vanno ufficiali la parte interna della tastiera, fanno resistenza, dove fa resistenza diciamo la tastiera capisce che lì siete ad avvicinare. Per esempio se parte il tasto è perché probabilmente o la cerniera è rotta o comunque si è staccata, la cerniera è formata da quattro clip che vanno inseriti in un certo modo, quindi basta informarsi, documentarsi un secondo su come si fa, su internet ci sono mille video di questa cosa e si risolve. Oppure se abbiamo il nostro computer, perde i pezzi, veramente, cioè, quindi che so, una video che è troppo lenta, una video che è saltata, o comunque sia coperti che volano, o prendiamo il nostro coperto e fissiamo meglio le viti, o comunque ci informiamo, vediamo se le viti hanno tutte le sedie giuste, cioè una vite su un computer portatile non è che è attaccata direttamente sulla plastica, in realtà ha dei pezzi filettati che sono incastrati nella plastica, che una volta che noi andiamo a fare la vite, quindi non fanno altro che mangiarsi la vite, quando va troppo forte si spana e quindi si rompe la plastica che sta collegata a questi pezzi di ferro, quindi probabilmente dobbiamo sostituire quelli. L'altra casistica è il rumore assordante. Beh, il rumore assordante, innanzitutto, il rumore assordante è dovuto di norma a una ventola che è l'unico oggetto di movimento all'interno della nostra macchina, è l'unica diciamo, che potrebbe causare questo rumore. Non è detto, cioè potrebbe anche essere un lettore CD che funziona, parte in automatico da solo e cerca di leggere un CD che non esiste. Comunque sia, in quel caso bisognerebbe sostituire e caricare, cioè va nella sezione danni irreparabili, cioè il lettore CD non deve andare a riparare. Lo si prende, si butta e si butta un po'. Se fosse la ventola, possiamo prendere un cacciavite, che ci servirà per montare tutto il case, e un cacciavite più piccolo che ci permette di arrivare alla ventola, perché la ventola ha una sede dove abbiamo uno statore e un rotore che permette la rotazione. Una volta che questo statore e rotore stanno dentro a una sede, che adesso lo dovrò vedere, possiamo trovare cosa? Questo, cioè un filo di polvere sopra la nostra ventola, e questo molto probabilmente impedisce la rotazione corretta della ventola. E quindi forse passa solo l'aria pulita e quindi questo rumore andrà via di tutto. La ventola, come ho detto, a questa sede, questo cacciavite servirà essenzialmente per riuscire a smontare questa sede, perché se noi utilizziamo degli oggetti come aria compressa, questa comprata da cinesi a 4 euro, comunque usiamo tipo questa con delle pinzette ad esempio, noi possiamo porre la polvere. Una piccola precisazione, l'aria compressa, a meno che non è come questa ma in bombolette, è sconsigliata, perché le ventole sono studiate apposta per andare a rotazioni elevate, e una volta che la ventola arriva a una certa rotazione non fa altro che alzarsi per evitare il contatto con la base del portaventola, quindi come vediamo in figura
noi abbiamo la ventola, abbiamo la base, e che succede? Se noi andiamo a spruzzare aria compressa a 4-5 atmosfere, come può essere l'aria da un compressore, è possibile che la molla che fa permette a questa ventola di alzarsi si rovini, quindi invece che fare meglio, tra virgolette, quindi vediamo che la polvere va via, diciamo, ah, è pulitissima, però sente in continuazione perché la ventola è stata starata, cioè la molla della ventola è stata starata, quindi non riesce più a raggiungere l'altezza tale da impedire alla ventola di entrare. Quindi abbiamo una certa, quando per esempio si scalda il computer, comincia a girare all'impazzata per cercare di raffreddare il computer, ma in realtà si sente solo in gratta e si rompe dopo un utilizzo, diciamo, breve. Un altro caso è il surriscaldamento. Innanzitutto, per il surriscaldamento serve sempre un acciaite. Il surriscaldamento è dovuto dalla polvere, abbiamo già visto, perché la polvere che cosa fa? Crea resistenza sul circuito, ad esempio. In quel caso bisognerebbe soltanto dare, prendere questa componentaria compressa e spruzzarla sopra. O diciamo, il surriscaldamento è dovuto al tappetino che si va a generare sul dissipatore, ovvero la ventola, come sia, quando gira, è un, essendo un meccanismo che serve per rimuovere, diciamo, portare più aria possibile al dissipatore, che è questo, diciamo, non garantisce però il surastagno dell'ambiente, ovvero la polvere dalla parte opposta può entrare. Che succede? Che professore scalda video, si scaldano, il pezzo di rame porta il calore che si trova, che viene dal professore, dalla scheda video alla dissipazione, sono queste lamine, la ventola comincia a girare, ma la polvere che si trova dentro la ventola cosa fa? Viene buttata fuori, perché la ventola non fa altro che prendere e buttare aria sul dissipatore in modo tale da buttare il calore, però questa polvere si accumula sempre di più finché non crea un tappetino come questo che impedisce poi all'aria di uscire. Quindi in realtà il malfunzionamento del, diciamo, surriscaldamento è dovuto a quello. Altre possibili cause: se la nostra ventola è pulitissima, potrebbe essere dovuta al processore, ovvero il nostro processore che si trova sotto alla dissipazione, il rame, eccetera, potrebbe mancare di pasta termica. La pasta termica, questa, perché non l'abbiamo vista mai, si compra da qualsiasi negozio di informatica, diciamo, se non viene inserita correttamente può causare questo è un dissipatore dove è rimasta fusa sopra la parte del professore, la piastrina sopra il professore. Quindi il compito della pasta termica non è nient'altro quello di andare a passare, a trasmettere in modo più rapido possibile il calore dal processore, che potrebbe essere di vino o di calcolo, alla dissipazione. Come ho detto, è quello, un esempio chiaro di pasta termica, e di norma costa un paio d'euro. Questo è per lo scontrino attaccato, cioè dire quello. Con queste paste termiche, cioè le paste termiche vengono venute così perché l'utilizzo che se ne fa, diciamo, a parte che non ha la pasta termica sul professore, non è che viene cambiata, cioè ogni giorno uno la cambia, ma viene cambiata dopo anni, perché hanno una durata, soprattutto quelle delle case produttrici, ad esempio Lenovo, Asus, Acer, loro di fabbrica mettono la pasta termica, naturalmente non in quantità eccessive, perché innanzitutto non è ben definita la quantità, perché uno quindi sopra quel tubetto, tutto questo tubetto, ci lo spruzzo tutto sopra, dico, ah, sono sicuro che... Però sarebbe uno sprecato, perché quando noi andiamo a evitare la dissipazione sopra, tutta la pasta termica in eccesso verrà buttata sopra al professore e quindi fa solo che, cioè, viene solo che sprecata, perché in realtà l'unica parte che viene dissipata è la parte da piastrina sopra. Quindi mettercene troppa è sprecata, mettercene poca, cioè normale, è inutile, perché non fa lo stesso, cioè, un po' lavoro corretto. Quindi su tutti i video, tutti i forum che potete andare a cercare dicono sempre né troppa né poca, quindi una cosa giusta. Io questa l'ho già utilizzata una decina di volte, ancora c'è una parecchia,
e comunque sia, dopo lo vedremo in pratica, non si potrebbe concludere che necessita veramente di poca pasta dentro. Quindi ecco, anche perché costano poco, perché non è una cosa per tutti i giorni. Scheda video. Il problema della scheda video è un problema veramente importante, perché dice ok, se rotta la scheda video, butto via il computer. Se la mia scheda video non è dedicata, cioè ovvero che se non è a parte sulla mia scheda madre, ovvero è saltata direttamente, c'è il chip della scheda video sopra la scheda madre, come faccio? Butto via tutto? In realtà no. Quindi ecco, il problema della scheda video, chi ha il problema della scheda video so, scherma righe, ma probabilmente perché c'era un video. Comunque sia, probabilmente perché la scheda video aveva dei problemi, ci sono molte serie, anche l'Nvidia stessa la rilascia sul sito, sul proprio sito, dei bug delle schede video. Ad esempio c'è un chiaro esempio, la HP Pavilion, che è uscito con un problema della scheda video, che lì per lì era, sembrava la scheda video più potente di quel tempo, poi dopo 3-4 mesi è uscito il bug della scheda video da l'utente. Un altro esempio potrebbe essere schermo totalmente a righe senza schermo, senza video, o assenza di video, o addirittura uno vede 8 schermi in realtà non dice che uno, e quindi diceva è normale, poi avesse impostazioni di scheda video, tutto sballato. Che cosa ci serve per cercare di ricostruire questa, tra virgolette, questa scheda video? Un phone industriale, o un accendino a fiamma silica, o un casinello cioè, della carta dentale dell'alluminio, non quello sotto, perché non facciamo neanche che fare reballing. Reballing è un'operazione che permette di ricollegare la scheda, la scheda video con la scheda madre, perché il principio è questo: abbiamo la scheda madre della pasta termica particolare che è cemento, diciamo, dove sopra è appoggiata la scheda video e ad alta temperatura vengono fuse queste due, diciamo, queste due parti in modo tale che rimangano saldate. La scheda video ha tutti i contatti, tutte le microsfere, a differenza del processore che ha i pin, sono i 20 trasporti di buone staccanti del processore. La scheda video ha delle microcolline che sono appoggiate sopra. E quindi questo cemento non fa altro che contenere la scheda video, palline e attaccarla a scheda madre. Cosa succede? A lungo termine questa pasta termica si dovrebbe rompere perché non è di qualità buona o comunque può avere problemi. E quindi come succede? Probabilmente abbiamo queste righe perché il contatto tra la scheda video e la scheda madre diciamo è ridotto, comunque già ha dei problemi, non va bene di contatto, e noi tramite l'utilizzo di quindi questa carta stagnola che va appoggiata sopra il processore video e un fuono industriale, come sia questa chiama ossidrica, come sia, possiamo rifare il reballing e rimetterla al nuovo. Infatti ecco, un'operazione è appunto il reballing, adesso vedremo come fare, o addirittura in casi estremi di reflowing, ovvero la ricottura di tutta la scheda madre della scheda video, cioè in questo caso nel forno, cioè uno va a prendere tutta la scheda madre e la inforna per 10 minuti e poi se la manda, però rifonde tutti i componenti. Adesso nello specifico vediamo, questo è il reballing, cioè un po' avanti per utilizzare il forno, dice che occorrerebbe gas, vabbè ok, comunque il gas, carta stagnola. E lui in questo caso si è procurato un kit professionale, cioè diciamo sì, va benissimo, fidate anche accendi quelli a divento che fanno il fiamo ossidrica, che fanno tutti bene quelli. Poi che ha fatto? Ha preso il professore, chi mette la sua carta stagnola, questo più che altro per precauzione, perché comunque sia stata a scaldare un componente, quindi per evitare che si brucino anche gli altri componenti a fianco, invece di fare qualcosa di buono facciamo qualcosa di cattivo, in realtà dovrebbe causare danni, riparare la scheda madre. Cosa facciamo?
si va a coprire, diciamo, con la cassettina della scheda video, si libera lo spazio per il, dove è la piastrina della scheda video, dove sarà il contatto con quello che va in contatto con la dissipazione, e niente, basta prenderlo e scaldare, adesso sta per fare la scheda video, in modo tale da rifondere questa, cioè da riscaldare questa pasta e permettere a, diciamo, ai componenti di ricollegarsi e rifunzionare. Quindi ecco, fondamentalmente è questo. La differenza che c'è tra una fiamma ostica come questa o un forno industriale, che il forno industriale passano veramente 20 secondi, anche 5 secondi, che il forno industriale ha temperature molto più alte in termini brevissimi. Questi c'è tipo l'accendino con la fiamma ostica, non è che fai così e poi via. Cioè, naturalmente devi starci perché la temperatura che genera è molto più bassa e quindi è più difficile che si riesca a attaccare questa pasta in termini. Il refloating invece, che è un po' più tra virgolette eccessivo, ovvero non è che uno dice oh mio Dio, sto per ho perso la scheda video, prendo tutto il forno. Allora, vediamo questo caso. Qua la scheda di video è vedete le serie che muoviamo. È veramente una scheda. Ok, secondo, bravo. Ok. Allora, che ho fatto? Io ho preso la sua scheda video integrata, dedicata, la tolta. Tramite dei link che stanno sul la scheda di video dedicata, ha preso la teglia, ha preso questo carta stagnola, si è creato dei piccoli basamenti per metterci sopra la scheda, perché almeno era sicuro che la scheda che raggiungesse tutti i componenti della scheda video, quindi metti la scheda video sopra e inforna a 200 gradi per 10 minuti, come se fosse 12 per virgolette, però questo deve essere, diciamo, un caso estremo, ripeto, perché vediamo adesso funziona, però deve essere un caso estremo perché comunque potrebbe causare rottura della scheda video, perché uno se la dimentica, comunque sia che lo stagno dei materiali in cui sta fatta la scheda madre, la scheda video ad esempio, hanno una temperatura di fusione più bassa, ad esempio, quindi ad esempio lo stagno che sta facendo i collegamenti si fonde, quindi andiamo a attaccare un altro collegamento, possiamo fare più danni quando diciamo li vorrei utilizzare. Quindi, diciamo, i punti chiave di questa, diciamo, di queste operazioni sono documentazioni, per esempio andare su internet, vedere un video, ad esempio un problema con la tastiera, basta andare su internet, cercare tastiera, problema tastiera, Asus, pure Sony Vaio, eccetera, eccetera. Se troveranno mille. Naturalmente una scrematura va fatta, cioè non è che un primo video può essere, ecco, dice ok, lo prendo per valido, poi alla fine del video gli salta la tastiera. Cioè io l'ho vista apposta per cercare di risolvere il problema della tastiera, poi non ho fatto altro che fare delle operazioni sbagliate e poi sono andate a riscambio mio. Quindi cercare di fare una scrematura delle informazioni, andare anche sul forum, cercare di sentire altre opinioni, dovrebbe essere anche che il nostro problema non ce l'abbiamo più solo noi, ma può essere che ce l'abbia anche un miliardo di persone, ad esempio scheda video dell'HP, ci sono mille volte che parlano di questo problema. Quindi cercare un po' vedere se ci sono delle documentazioni ufficiali della marca del prodotto. Organizzazione, come vedremo tra poco, quando uno smonta il proprio computer, il suo computer, deve essere organizzato, cioè è inutile prendere e fare una ciotola, mettere tutte le video, tutti i pezzi di
dentro, poi dici ok, adesso come andiamo, poi avrei lì, ci sono mille inviti di tipo diverso, pezzi che non sappiamo neanche dove vanno. Quindi il consiglio che almeno vi do io è un'organizzazione sulla tavola, ovvero cercare di dividere le sezioni, il tavolo di sezioni, e dove andiamo a dire ok, mondo tutte le vite che stanno correndo, li prendo in una sezione, su una parte del tavolo, a destra, a sistra. Dico lì ci sono tutte le viti che vanno dietro. Poi dico ok, smodulo hard disk, hard disk avrà due viti nel coperchio, una vite che reggerà l'hard disk, quindi prendiamoci, e così via, passo passo, in modo tale che quando noi andiamo poi a rimontarlo sappiamo passare il ritroso dei pezzi che abbiamo messo e sappiamo quello che torniamo a ricomporre il nostro. Delicatezza è fondamentale, cioè è inutile aprire un. Quando andiamo in un parte, cioè noi abbiamo fatto tutte le viti, andiamo lì a smontare, vediamo che fa forza. È inutile andare lì con un altro cacciavite o un martello prendo di prepotenza, perché sicuramente abbiamo sbagliato qualcosa, o comunque ci sono viti nascoste. E quindi sempre ricontrollare, come ho detto all'inizio, pazienza, sempre tanta pazienza, perché a un certo punto uno dice ok, lo prendo, lo sbatto per terra, siamo sicuri. In realtà di fare pazienza, memoria, perché anche questo è fondamentale, perché uno dice ok, sistemo la vendita del computer perché è sporchissima, smonta tutto, smonta tutti i pezzi, arriva la vendola, la sistema, la pulisce, e che succede? Succede che vai a montare tutto e vede che parte il computer tutto ok, poi dice ma perché non parte la vendola? Gli va a aprire tutto, in realtà si era scordato di riattaccare la vendola. Capita, però comunque sia rischia di fottere il computer, quindi un po' di memoria, è normale che bisogna stare un po' attenti. La testa è fondamentale anche questa, comunque sia un computer può costare da 100 euro, 50 euro, se un computer vecchissimo, ma anche a computer più recenti che possono costare 600, 700 euro, quindi non è un gioco. In questo caso ecco, ho provato questo video che andare a fare in casa nostra, c'è uno che dice ok, ho fatto tutto quanto, attacco la spina, dice ok, non lo accendere, dice ma inizia a bere il fumo, o ha sbagliato qualche connessione, quindi ha buttato un fumo. Ok, un chiacchiere perfetto, ho finito, andiamo adesso a fare il test. Io ho portato a disposizione di questa serata questo computer, questo è un computer che ho fatto io, questa era in realtà un computer che era tra virgolette dato di facciata morto, perché la scheda video era partita, cioè era saltata, non si vedeva niente. Io che ho fatto? Ho fatto rebolling, quindi ho preso un accendino, ho fatto lì una sera, è stato lì a cercare di capire perché non partiva, provato a fare questa operazione e ha funzionato. Non so, basta che la farlo vedere. Ora lo smontiamo, così faccio vedere anche qualche trucchetto, qualcosa che comunque sia, vi ripeto, io l'ho smontato parecchi computer, perché mi è stato chiesto, comunque sia, ho avuto esperienze di questa, di montare un computer da zero, o anche questo computer che è il mio, l'ho smontato, preso la vendita, cioè poi ho cambiato la pasta tecnica. Sono operazioni che normalmente se uno va a un centro assistenza, glielo porta minimo 20 euro lo chiedono, quando in realtà con la pasta tecnica governo un cacciavite dai cinesi e altri quelli comprando un solo cacciavite costerà ogni tanto 90 centesimi, quindi con una bassissima veramente spesa sono riuscito a sistemare il computer evitando di spendere una cifra di euro. Ok, ora sperando che non dia problemi, facciamo vedere due parti con questo cazzo. Faccio vedere. Partita la scala video. Problemi che possono essere che tante volte funziona, ho fatto le cose, funziona tutto, poi dice 3-4 volte che lo usi,
funziona. Ora andiamo. Dimunisco di cacciaviti. Un consiglio che do, se non trovate cacciaviti che sono calamitari, che è quasi fondamentale la calamita, comprarsi una calamita comunque sia tra i giochi di bambini, un gioco non fa mai male, cioè nel senso che per smontare ok, è facilissimo, uno svita, la via la vita. Quando uno deve mettere una vite piccola così all'interno di una sedia che è piccola così, esempio della pentola, come vedremo ci sono delle vite piccolissime, diventa un po' un problema, cioè andare a mettere una vite piccolissima è quasi presa, invece con una calamita è quasi un gioco da ragazzi che come si realtà non c'è un po' di dentro la vita, se non dico che non c'è una singola non sta. Beh, è sicuro il fatto che la cosa non funziona. Scherzo. Allora, dove iniziare? Se uno ha un computer da aprire, cosa fare? Allora, innanzitutto, partire dal tablet. Di norma, i computer, tutti portatili, e aprite. Qualcuno apre per te. I portatili hanno dei lidi. La prima cosa da fare è quello di andare a montare le viti laterali. Allora, partiamo da zero. Allora, io adesso faccio come lo faccio io di norma, cioè quello che secondo me è la cosa più semplice, ovvero, allora, innanzitutto si parte dalle viti esterne, ovvero quindi fanno proprio il perimetro del computer. Fondamentale, diciamo, che o fai così o così arriva subito. Allora, posizioniamo. Allora, questa sezione qui è la sezione per le viti esterne. Quindi vado a togliere tutte le viti. Ok, essendo questo un computer che ho montato io, pezzi trovati in giro, eccetera, manca una metà delle viti. È normale che su un computer normale tutte le viti. Ok, adesso, esempio questa vite. Se uno va a vedere, dice ok, è diversa da quest'altra. Anche su, di norma sui computer è segnate se le viti sono diverse, perché comunque hanno diverse funzionalità. Ad esempio queste due sono quelle che sorreggono lo schermo. Adesso ho chiuso lo schermo, lo faccio in meglio. Quindi cosa farò? Non le vado a mettere insieme a queste, perché adesso io devo rimontare tutto, sto alla fine, cioè, ok, prendo un brand di vite, devo rimontare tutto. Potrebbe, cioè se vado a mettere innanzitutto una di queste qua dentro, sicuramente mi casca dentro, quindi no, non va. E poi dico, può essere che vado a rovinare la sede e quindi rovino il computer. Poi se è un pezzo fondamentale come questo che deve reggere lo schermo, è fondamentale starci attento. Quindi che faccio? Dico, le viti queste sono le viti che andranno nel perimetro del computer. Queste, in dettaglio, sono viti che andranno per lo schermo. Quindi adesso le tengo qui, poi quando smonterò lo schermo le metterò insieme allo schermo, così so che quelle sono dedicate per quello. Prima poi queste linee. Per non perdere. La cosa più, cioè la cosa migliore sarebbe quella di prendere delle vaschette, cioè invece mille vaschette, quelle 5-6 vaschette, o bicchieri, o pezzi di carta dove scrive guarda qua ci metto le viti e tot, in modo tale che uno non se le perde. Se uno deve fare, ecco, deve smontare un computer al volo, nel senso che stai a casa, è un amico tuo che ti ha detto guarda mi serve che mi smonti il computer perché ho la pendola che fa un rumoraccio,
e quindi lui non è attrezzato per farlo. Il consiglio è portarsi un cacciavite, basta, come detto prima, e quindi cercare di organizzarsi in questo modo. Ora, le viti esterne sono state rimosse tutte. Possiamo vedere, ci sono di solito sul hard disk, sul lettore CD, in questo caso non c'è, però di solito per togliere il lettore CD c'è una vite dedicata, dove c'è il simbolo del lettore CD. Ah, altro fattore chiave, di solito su una case ogni sezione è indicata con dei simboli, ad esempio questa, anche se non sono, l'ho aperto mai, so che questa è la parte di hard disk, perché vedo che c'è il simbolo del processore, cioè del processore. Quindi sì, lo vado a smontare e dico chi ci sarà qua sotto, da quello che mi viene indicato qui è un hard disk, infatti sotto c'è l'hard disk. Quindi ho questa sezione adesso che farò qui sarà quella dell'hard disk. Quindi metterò l'hard disk, le viti dell'hard disk vanno sopra, guardare questo, vanno sopra l'hard disk. Vedo, ci sono altri viti? Sì, ne vedo un'altra. Quindi che faccio? Anche se è piccolina, potrebbe anche non servirmi di svitarla, però per precauzione tolgo tutto, potrebbe anche essere quella la causa del mio, diciamo, fatto che tolgo tutte le viti, vedo che non si stacca. In realtà sta vite piccola, così che tieni tutto. La prendo e la metto sempre con l'hard disk, perché so che quando vado a rimontare tutto, oltre a quelle, dovrò usare una vite. Non è che andrò a usare una vite di queste, perché se ho un barattolo con tutte le viti dentro, io benissimo devo utilizzare un'altra vite, non è che è segnata. Bisogna che si dasse una diciamo, organizzata. Batteria, la parte questo computer vecchissimo, batteria come mattone. Poi questa, per esempio, vediamo che c'è la RAM, c'è indicato. Se andiamo prima mi spiego meglio. Le video metto da parte, poi quando farò mi creo un'altra sezione qui dove andrò a mettere questo coperchio, diciamo. Questa è la parte un po' più semplice, perché tutti bene o male sappiamo svitare delle viti. Ad esempio, vedete questo qua è un altro colore di questo, vedete che comunque sia è argentata rispetto a qua. C'è un motivo, infatti qua vedete c'è scritto M2x3, quindi bisogna ricordarsi che questa non andrà messa in una posizione qualunque, ma andrà per forza perché la filettatura è M2x3, la vite alta 2. Passo. Di norma sui portatili le viti sono di due misure, cioè che sono anche caratterizzate da due diversi colori, cioè rosso e blu. Le blu sono quelle che si usano di più, cioè che sono utilizzate per esempio per le viti esterne. Le rosse, che sono di norma più grandi, sono utilizzate per esempio per il sostegno del video, eccetera. Quindi sappiamo che queste qua vanno, ok, e queste stanno a parte, la prendo e la metto qua. Quindi so che queste saranno quelle comuni e quella invece quella speciale. Qua, allora, questa scheda madre, per esempio, diciamo, a mio parere è ben progettata. Ah, ok, qua non ho fatto il lettore CD perché non ce l'avevo. Per toglierlo bastava togliere questa vite e si sgancia normalmente come se fosse un hard disk. Cioè, questa secondo me è ben progettata come scheda madre, perché tramite la rimozione soltanto di questo blocco è possibile accedere a tutto, RAM, scheda video, scheda madre, questo tutto, processore, scheda video, pendola, scheda di rete, senza dover smontare il mondo per raggiungere, per esempio, la pendola, che è la parte più comune da raggiungere, perché uno vuole pulirla, perché vuole sistemarla. Quindi dici ok, innanzitutto rimuovere sempre la RAM
per precauzione, perché si potrebbe rompere, perché comunque sia e sono sempre oggetti delicati e che si possono usare toccandoli si rovina, non è consigliabile tenere. Certo. Detto che la elettricità, la corrente elettrostatica che uno ha sul corpo è meglio scaricarla prima di andare sì. Dai sì, perché può passare a te un sifone o cosa che fa a terra. Cercare sempre di evitare quando uno dà la scossa uno all'altro, quelli danneggiano un qualsiasi chip. Adesso io la spiego con lui, se mi passa la corrente, ok, cioè niente, ma se la faccio così sulla scheda, ad esempio sul processore, potrei fondere, cioè potrei rovinare come sia i chip del processore. Di norma ci stanno dei laccetti che si comprano proprio, che tu prendi, attacchi e ti attacchi al polso e poi ti attacchi sulla scheda madre, come sia messa a terra da qualche parte. E fai massa. E te quando tocchi in realtà sta carica. Eviti di rovinare. Ok, dice, ho tolto tutte le viti, potrei togliere benissimo questa, per esempio, che è la ventola. Comodo, gemo, perché permette anche di togliere più viti. Ok, questi li metto qui. Questa è la ventola. Di norma c'è dei connettori, può essere a 3, a 2, a 4, a seconda della, innanzitutto a seconda della portata che ha la ventola, che è dovuta di norma al processore, perché il processore più è potente, cioè di norma è dovuta al processore, perché il processore più potente. Dipende anche dalla portata più elevata d'aria, dal calore che genera. Il calore diciamo più elevato, quindi portata maggiore, eccetera. Questa, abbiamo visto, ho fatto vedere prima in grafica, è una ventola. Okay. Ora lasciamo un attimo da parte quello che è la scheda madre, la spunta diciamo del computer, e proviamo a aprire la ventola per capire se bisogna pulirla o meno. Come vedete, se usassi questo, cioè non c'entra proprio fisicamente, quindi come ho detto, dei cacciaviti più piccoli è sempre bene comprarli, perché ad esempio con questo che è più piccolo riesco a aprirlo anche se a taglio, il jam che serve, o comunque sia a prendere cacciaviti calamitati, e andiamo a smontare la ventola. Viti microscopiche, quindi bisogna sempre stare attenti, queste è facile perdersele. Dopo è un problema non da poco, perché comunque sia questa va in rotazione la ventola, fa parecchio rumore, e andiamo a toglierla. Vedo che non parte subito e devo cercare di capire perché, non è che posso fare spacco tutto. Vediamo adesso, ad esempio qui vedo che c'è una specie di cerotto, comunque una precauzione per non farlo aprire, e infatti sotto è un fermo. Questa ventola non è eccessivamente sporca, ma se vedete pure, fate passare, è sporca, perché comunque il computer è vecchio, mai aperto, ok l'ho montato da zero però mai aperto, quindi adesso sembra poca, potrebbe anche benissimo durare la ventola senza che la andiamo a pulire, però a lungo termine quella polvere potrebbe causare, cioè che si crea quella patina di polvere, grazie, quella patina di polvere sopra diciamo sul dissipatore, o comunque si potrebbe andare a sporcare poi tutto il computer, perché comunque come vedete la ventola è aperta, deve prendere aria, quando gira qua essendo tutto chiuso la polvere all'interno circola, se circola polvere la polvere può andare sul circuito, il circuito si può creare più resistenza, si può rovinare. Per precauzione
la togliamo. Come abbiamo detto prima, per toglierla o usiamo aria compressa. L'aria compressa facilmente reperibile in tutti i negozi di aria. Date mai in negozi d'aria. Respirare quindi. Aria. E compressa che, come abbiamo detto prima, mai utilizzarla sparata sopra. Questa, come vedete, le ventole si possono smontare. Perché il motore, come abbiamo detto prima, è un motore brushless. Questo motore non fa altro che è un motore passo passo che dà corrente passo passo, cioè piano piano, prima una bobina, poi una bobina, poi un'altra, poi un'altra, in modo tale che la ventola, naturalmente questa fa velocità molto elevata, gira, e grazie alla, non so se vedete, a questa griglia, si toglie, grazie alle griglie, questi qua, che si chiamano del tipo filettatura, fa tenere la ventola in sede, che è anche la ventola al suo interno delle zigzagature, fa tenere la ventola in sede, ma allo stesso tempo gli fa permette di raggiungere velocità elevate, perché la rotazione, cioè la variazione di magnetismo, diciamo, del rotore, dello statore, fa sì che la ventola non tocchi mai le pareti, e quindi qualora li toccasse lo rimette in sede e non fa andare. Buona norma toglierla e pulirla. Ok. Come avete visto, è andata via la maggior parte della polvere. Altrimenti tramite carta. In questo caso se non potete la vedere, passo. Siamo attrezzatissimi. Carta, buonissima, si va a togliere, perché questa, essendo vecchia, comunque sia, la polvere è come seppure fila, comunque ecco, va a rovinarsi, cioè va a intaccarsi proprio sulla plastica, quindi non è cosa buona. Ok, fatto questo, vediamo se anche la ventola c'ha bisogno. Questa, prima ho parlato di molla, non tutte le ventole sono uguali, quindi ci sono diversi meccanismi di ventole. Questa ad esempio utilizza, non utilizza la molla, ma utilizza la zigzagatura per tenerla in zero. Quindi possiamo anche benissimo farlo così, è sconsigliabile comunque sia un compressore a un centimetro di distanza la ventola, però anche una pulizia di questo tipo si può fare, serve poi finire con la carta, perché comunque sia sono meccanismi, sono dei pezzi delicati, andare a comprare una ventola perché uno ha fatto una cavolata di questo tipo non ne vale la pena. Ok, rimettiamo la ventola, come vedete è passo passo, perché vedete che la ventola tende a tornare così. Un altro, diciamo, per capire se una ventola è bruciata o meno, è semplicissimo. Una volta che uno fa così, io se faccio a mano la ventola gira, qualora fosse bruciata la ventola avrebbe fatto si sarebbe fermata subito, quindi si sente proprio il tatto che è dura, non riesce a fare il movimento che dovrebbe fare. Richiudiamo la ventola, okay. Quindi rimettiamo in sede questo pezzo, ok. E adesso è bello, abbiamo detto prima che l'aria compressa non serve più, bisogna rimettere le viti. Immaginate voi se io non avevo questo, cioè una calamita, adesso ok se, perché è calamitata, però se non era quella io andavo a mettere questa vite, cioè dentro un buco così piccolo che andavo a scendere. In realtà con la calamita è molto più semplice. Andiamo a rimettere. Ok, facciamo così.
Un altro consiglio, quando uno va a fissare i componenti, mai tirarli a morte. Cioè, qualora, cioè, una volta che si arriva in fondo e il passo è finito, sempre delicatezza, ovvero andare a... Adesso vi vedete, io tiro, arrivo, vedo che la vite è arrivata. Ok, più di così dopo vedo che sento che non comincia a fare forza, mi fermo. Questo per precauzione, e poi perché comunque sia, sono pezzi così, diciamo, queste viti servono soltanto per fissare questo pezzo, non è che se tengono una casa, quindi non è necessario tirarle a morte, basta veramente poco. Più che altro sono pezzi delicati e rovinarli è un attimo. Ok, abbiamo fissato la ventola. E so che questa è la ventola, questi sono dei viti che andranno nella a tenere la ventola. Eh? Non c'è questo. Okay. Ritorniamo a noi. Computer. Ok, smontato tutto, no? Dici ok, questo posso pure smontarlo dopo. Andiamo, apriamolo. Video. Ok, questo è il video. Però vedo che traballa ma non si stacca. Che faccio? Tiro. No. Vedo, mancano altri video da togliere. Cosa vedo? Mancano altri due video. Quindi che faccio? Sono il nostro cacciavite. Scacco i video questi qui. Questo è un computer vecchio, non ho messo i computer qui qua. Più recenti sono computer che non hanno più questo tipo di, diciamo, di copertura. Complicati altri quelli nuovi? Dico, sono più complicati. Dipende. Esempio Lenovo, esempio Asus. Sono non tutti i modelli, certo. Sono studiati apposta per aprirsi con più facilità. I Samsung, ad esempio, se tu compri un ultrabook della Samsung, vedi che c'è due viti solo che tengono tutto quanto. Aprendo quei due viti accedi a tutto. Sono studiati abbastanza bene. Quindi, questo me li metto da parte e vedo che qui ci sono, che cosa? Connettori che mi collegano il video e molto probabilmente la telecamera, perché ho anche una telecamera. Questa è la telecamera, quindi dovrò anche togliere. Quindi che faccio? Rimuovo questi componenti. I connettori di norma, vedete la parte nera, è la parte che bisogna tirare, invece sono cavi, e li vado a togliere. Quindi questi connettori li ho tolti, però che vedo? Su ogni computer quello che fa funzionare il wifi sono questi due cavetti che non fanno altro che sullo schermo girare intorno e fermarsi qua sopra. Questi sono, è l'antenna wifi. Il fatto che fa questo giro è perché così diciamo, aumenta il campo di azione della wifi. Quindi cosa devo fare? Ritorno dietro, vedo che ho la scheda di rete e vado a rimuovere quindi anche la scheda di rete. Le schede di rete hanno le due antenne collegate. Fondamentali ricordarsi come vanno le antenne. Di norma sui computer più recenti ogni antenna è indicata. Ad esempio qua c'è scritto antenna 2 e antenna 1. Però se uno non sa qual è l'antenna 1 o l'antenna 2. Però se diciamo, in questo caso abbiamo nero verso sinistra, bianco a destra. Sui computer noi dicevo, di solito o è segnato il pallino nero o pallino bianco, sono due solite, il colore è sempre quello, nero e bianco. E per toglierlo è semplice, basta staccare così. Ok, togliamo, questa è la scheda di rete, un po' vecchiotta, con le relative
liquidi. Ora torno alla parte dietro. Ok, questo quindi ora allora, io serve la parte del mestiere. E dico perché non batte? Perché la delicatezza è importante e il cookie sarà incastrato. Ok, questo è il nostro tablet, no? Questo è il nostro schermo. Lo schermo che sarà un modo di se vuoi, questo lo smontiamo. Vedremo dopo, è un po' più complicato, scusate. Smontare lo schermo. Adesso, perfetto, ho tolto tutti i video, no? Non è vero, controllo meglio questo. Uno dice ok, su molti computer il processore, scheda video con la dissipazione sono sotto al case. In questo caso penso che è un grande sbaglio che hanno fatto metterlo sopra la plastica, penso è una cosa più sbagliata, però smontando il computer ho visto che c'è l'ingegnerizzazione, cioè la struttura portatile, cioè, l'hanno fatta in mille modi diversi, da una scheda madre che è così piccola su un computer così grande, quindi poteva farlo più piccolo, una scheda così con l'alimentazione che parte da qui con un cavo lo porta, cioè, quando in realtà su tanti esempi come questo c'è il, come poi vedremo, l'alimentazione diretta sulla scheda madre. Sono scelte progettuali perché normali, se a me mi si rompe l'adattatore, cioè rompo diciamo la sede dell'alimentazione, se sta direttamente attaccata alla scheda madre è veramente un grande problema, o stacco col saldatore tutto il cavetto, quello lo riattacco, oppure nel caso in cui c'è il cavetto che porta l'alimentazione, stacco il cavetto e lo ricambio, è più conveniente. Proviamo a togliere dei viti della scheda video del processore. Allora, scheda video e processore come si tolgono? Se vedete c'è una sequenzialità nello smontare, cioè vedete i numeri 1, 2, 3, 4, 1, 2. Di norma quando ci sono 4 viti bisogna guardare sulla diagonale, togliere sempre i viti in diagonali, poi mai toglierle a casaccio, perché potrebbe causare problemi al processore se è attaccato alla pasta termica secca, è rimasta sopra attaccata sul processore, potrebbe rovinare la piastrina al processore. Quindi state attenti a queste cose. Questo. Qua mettiamo la nostra diffumazione, quindi vediamo uno. Naturalmente anche quando smontiamo bisogna rimontare da 1, 2, 3 in modo tale da averci esempio. Adesso la vite mi è andata sotto al case, adesso che faccio? Spacco il case, cioè domanda di risolvere tutto, è fondamentale. Tante volte adesso, perché lo spazio di lavoro è tra virgolette grande, cioè per me mi permette di andare, cioè anche sotto con un dito con un cacciavigliatoio, ma ad esempio il mio che è studiato secondo me bene ma male allo stesso tempo, che il mio per esempio con Lenovo N2000 N200, che la cosa bella è che con una vite smonto e ho il processore, cioè la ventola col processore dissipatore. La cosa brutta è che la prima volta quando l'ho smontato non già avevo GeoMag, e quando l'ho smontato mi è cascata la vite della ventola, quelle piccole, perché non sapevo come metterla, mi è cascata dietro, quindi facevi così, sentiva questa vite che andava tutta, e a fortuna mi è venuta fuori, perché capito. Allora, tolto tutto quanto, vado a togliere anche la dissipazione. La dissipazione potrebbe essere dura, perché non si è attaccata, se la pasta termica, che è quella che dopo metteremo, non la mettiamo subito perché adesso sarebbe sprecato, però la pasta termica se si secca fa resistenza normale. Questo, se volete vedere, questa è la pasta termica secca, dopo la cambiamo. Come vedete ci sono due tipi di pasta termiche, cioè la pasta termica del processore, che è una pasta termica dedicata, cioè di norma e argentata, che sarebbe questa, che ha delle prestazioni più elevate perché comunque sia il processore è quello che scalda di più.
e la pasta termica della, della scheda video. La scheda video integrata in questo caso, non ne ha una dedicata, e quindi la scheda video di norma è più gommosa, perché quella, di, quella integrata non fa molti calcoli, cioè non è che deve giocare con quella integrata, perché quella integrata è fatta apposta per la, il video base, cioè parte, quando parte il computer. Infatti tante schede video come l'Nvidia non fanno installare i propri driver se non sono installati quelli di base, perché dicono attento, prima di utilizzare quelli Nvidia utilizza quelli di base, perché sennò potrebbe rovinarsi il computer. Ok, smontato pure quello, penso che le video abbiamo tolte tutte, giusto? Bene, andiamo, proviamo a smontarlo. Ah, invece no. Bisogna sempre guardarci tutti i, i pizzi, tra virgolette, perché queste due che sono le viti del lettore CD che non c'è, vanno tolte. Queste che faccio? Comunque sia perché fanno parte del perimetro, me lo metto tra le viti esterne, piccole. Sì, a coppia, perché comunque sono da sole, sono due. Ok. Proviamo a aprire. Ma perché mi fai resistenza? Ho tolto tutte le viti. Proviamo. Forse perché è bloccato. Ok. Vedete, adesso se io adesso apro, poi vedo che si apre, poi dico, vedo fare resistenza qui, questi punti qua, no? Io. Allora questo mi dovrebbe far pensare che sotto la tastiera ci sono delle viti, cosa che c'è sempre sotto la tastiera dei viti, non è acqua calda. Però se non sono attento, sono attento, che faccio? Vado ad aprire, possibile, da tutto il vento, non sono convinto, tu spezzo le viti che tengono la tastiera sul, sulla scheda, cioè sul case sotto, spacco tutto, ciao. Quindi dovrò smontare che cosa? La tastiera. Dice, dove vado a smontare? Non c'è una vite, non c'è un nulla. In realtà c'è, e farò, ti faccio vedere come si fa. Se voi vedete, su tutte le tastiere, sulla parte in alto, ci sono delle piccole levette che tengono in sede la, la tastiera. La tastiera viene differenziata in realtà da sotto, che ci sono dei, dei fermi, dei, dei buchetti che tengono, che la sagomata apposta per fermarla, e da queste linguette. Quindi che cosa bisogna fare? Bisogna abbassare queste linguette di norma 4 o 5 così. Si vede che la tastiera sale piano piano. Meno 2 adesso, sarebbe detto che bastava 9 cacciini. Adesso io ne ho utilizzato perché in casi come questi che è difficile toglierla, invece di rovinare tutta la tastiera, basta fare delle, come vedete ho fatto io, che la prima volta non sapevo come toglierla. Diciamo, si può, uno può darsi una mano con un altro cacciavite, uno più grande. Io lo vado ad alzare e vedo dove mi fa resistenza, qui pure, perché oltre a questi, come si può vedere, anche questi laterali. Questa è la tastiera normale, tastiera in un portatile collegato da un bus, basta toglierlo così. Ok, ti mosso. Questa è la nostra tastiera, quindi se uno vuole rimuovere, rotto, la tastiera si è cambiata perché uno si è arrabbiato, si è attaccata con la libretta, dice ok, devo cambiare la tastiera, devo fare altro che questo. Potevo benissimo, qualora dovevo smontare solo la tastiera, invece di montare tutto sto ambaradan, prendevo questa, toglievo solo questa, cambiavo e mettevo.
Questo per esempio è un modello che lo permette, tanti modelli non permettono di muoverla così perché hanno ad esempio una vite che si trova sotto vicino al processore che è collegata direttamente alla tastiera e tiene quella, la tiene fissa. Tipo, ad esempio gli HP Pavilion fanno questo, cioè hanno una plancia di, cioè, una plancia di accensione sopra, tutti i vari tasti, funzioni come questo che è accensione, volume eccetera, che va rimossa. Adesso io ho fatto il, perché avevo questo, c'era un altro computer, facevo prima un altro computer, che va tolta, dopodiché tolta quella non avremo più la difficoltà di togliere queste levette, cioè appicciare queste levette per togliere la tastiera, ma ci saranno tre viti che terranno il tutto e bisognerà soltanto sfilarla, andrà via così. Quindi questa è la danza tastiera, questa è la dissipazione, la teniamo a parte come abbiamo detto prima, queste sono tutte le vite della dissipazione, la serie 6, ok. Ora, vedete, ecco perché non andava via tutto quanto, perché ci sono 1, 2, 3, 4, 5 viti che tengono il tutto. Togliamo queste viti, vediamo che parte. Allora, consiglio, tastiera, posizione della vite, qui. È banale come cosa, uno può benissimo mettere un'altra parte, però per precauzione dice perché sta per all'incirca lì, in modo tale che quando vado poi a rimontarla, anche se non so il, diciamo, il uno dei più svegli del mondo, nel senso che non so uno dei più bravi ingegneri dell'Asus che si ricordano tutto, anche a occhio ci diamo ancora una mano. Per esempio questa si trova circa qui, okay. Questa per esempio, non so se ci hai fatto caso, questa c'è scritto M2x3 come la vite che era questa, infatti vedete è la stessa vite, quindi è importante il fatto che la vite abbia una sua allocazione all'interno dello schema delle viti, perché potremmo rompere tutto. Come vedete adesso, ok, manca qualcosa, oddio, cos'è? Una cosa che se uno di voi smonta un computer lo dirà sempre, ovvero le clip, perché un portatile, di norma un portatile ha, soprattutto i recenti, è formato solo da clip, ovvero uno va a togliere tutte le viti, veramente tutte, anche questa è la tastiera, tira su non parte, perché? Perché ci sono le clip, in questo caso non ci sono, c'era solo qua per esempio, che non nient'altro che sono queste qui, quelle che tenevano anche la tastiera, che sono microscopiche, ma se uno non sta attento e non capisce dove si trovano, si possono uno rompere e due possono impedirci l'apertura della macchina. Quindi questo è la parte superiore che serve soprattutto se volete cambiare il touchpad che in questo caso è partito in automatico da solo, ma se no in realtà bisognerebbe togliere il bus del touchpad. Ok, il touchpad, per la rimozione del touchpad è molto più complicata di quello che sembra, cioè o in questo caso c'è la possibilità di rimuovere con il touchpad la parte dove tocchiamo, o potrebbe essere più complicato di quello che è, nel senso che sui computer quelli più recenti dove c'è tutto integrato con il touch, con il click ovunque, tipo quando uno clicca una parte come fa il doppio click, cioè come si fa il click in realtà su un tasto fisico come questo, quelli sono tutti integrati e di norma sono proprio bollati, come vedete queste, tutto tramite diciamo plastica, bolle di plastica che vengono messe, e quindi lì la rimozione è difficile, non impossibile perché basta dopo ricevere l'accortezza, cioè rifondere la plastica eccetera, però diciamo se uno vuole fare una cosa un po' più per questa casalinga è difficile poi rimettere cose. Quindi questo, siamo arrivati adesso alla scheda madre, ok? Smontiamo la scheda madre.
Di norma le viti della scheda madre, che sorreggono la scheda madre, sono indicate da delle frecce. In questo ci aiutano, cioè vedete questa, poi c'è questa. Naturalmente togliere tutti, questo esempio è la, dovrebbe essere la, la telecamera, questa è la cassa, ok? Come dicevo, sono indicate da delle frecce. Perché? Perché ad esempio questa vite, uno dice ok, ma questa vite mettiamocela pure qua la vite. In realtà qua non serve, perché se uno va benissimo, fa, va a vedere dietro, vede che in realtà il buco serve per un'altra vite. Quindi quando tu uno va a quando uno va a poi inserire questa vite, dice ma perché non mi si avvita? Pure prima si avvitava. In realtà perché? Perché in realtà sotto ci abbiamo messo un'altra vite che non andava. In questo caso sbucherebbe la parte dietro della vite, non so, parte che non si avviterebbe, però può capitare anche che possiamo rompere qualcosa. Quindi ora vado a rimuovere tutte le viti indicate nelle frecce, varie frecce. Vite. Naturalmente che quando uno cerca di, cioè se uno deve arrivare alla scheda madre è perché o ha un problema, ad esempio in questo caso su questo computer, perché ho un problema a livello di, non so, adesso facciamo perdere il fatto che è tutto aperto, però se in questo caso abbiamo un problema di ventola che stava qua dietro, l'unico modo per arrivarci era arrivare, aprirla, cioè smontare tutto, ok? Altrimenti se il problema è la tastiera è inutile smontare tutto, cioè, importante quindi come ho detto prima documentarsi un secondo su quello che è il problema reale che abbiamo, che è inutile veramente smontare, perché dopo anche a livello di montaggio e smontaggio è problematico, perché poi se non sono pratico si rompe qualcosa e è sempre per il calcolo di probabilità è sempre vera questa cosa. Ok, adesso vado, dico, la voglio rimuovere, come faccio? Vedo che qua ho i connettori del, dell'audio che danno fastidio. Poi vedo anche che questo, che è la connessione per il video, cioè, da problemi, cosa faccio? Prima mi occupo di questo, cioè rimuovo, essendo plastica è duttile, un po' spiega, normale. Delicatezza sempre, cioè non è bisogno di andare un cacciavite a smanare, cioè a aprirlo tutto. Ad esempio io cerco di tirarlo su, non mi si tira su, perché? Perché qui gli intelligentoni dell'Asus che hanno messo un blocco per evitare che si alzi la scavare, quindi attenzione sempre, perché adesso mi devo tirare su all'infinito che non lo rompevo. Quindi che faccio? Rimuovo questo, paura, intanto lo faccio perché non spegni, ma scherzi. È normale perché di solito questo lo fanno perché la scheda madre così è ferma, è difficile che si muova se ho un connettore o una presa USB, una VGA che è fermata dalla plastica. A livello di architettura lo fanno loro. Dopodiché rimuovo la scheda madre. Ok, questa è la parte sotto. Vabbè, non mi tolgo casse. Allora ecco, se uno rompe la cassa, sfido questi due viti, togli il blocco della cassa, che fatto. Quindi questa è la scheda madre. Se volete usarla, attaccarla sul mouse. Quindi, come avete visto, l'organizzazione è importante, cioè io adesso queste viti per esempio sono le viti della scheda madre. Adesso quando ritorno alla scheda madre metterò vicino la scheda. Ora, se io adesso rimonto a tutto, cosa faccio? Cioè, o divento matto, o come visto che ho messo le viti in questo modo, ritorno, faccio un passo a passo in ritroso, cioè prendo questo, metto sopra la scheda madre, la fisso, chiudo il workcase sopra, rimetto la tastiera con le viti sotto, poi metterò la dissipazione, poi la scheda di rete, poi attaccherò il video. Coprirò poi tutti i connettori, inserisco la ventola, rimetto il coperchio, metto batteria, metto il disco e chiudo tutte le viti. Quindi vedete, diventa uno schema fisico, non mentale, perché alla fine questo qua, questo diamo una mano anche a
memorizzare i passi che uno ha fatto, perché o uno fa un video di quello che fa, però dopo lo dice, cioè, o uno che c'è la pazienza poi di rivestire tutto il video, perché non è che dici te lo fai al contrario, te lo fai avanti. Poi una cosa fondamentale è che è facile smontare e il difficile è rimontare, perché dici ok, io ho smontato 3 video, 4 video, poi vado a rimontare, dice ma dove va sta video? Ma questa? Eppure c'era, quindi è importante anche. Poi sì, appena ti ritorno, cos'è SIS? Il chipset della scheda madre, quello. Di norma la maggior parte dei chip, cioè a meno che non c'è scritto Nvidia, ATI, fanno parte, di norma la scheda dell'Intel sono tutti chip Intel, scritto Intel, poi c'è scritto chipset, alcuni sono scritto in 1000 cifre. Naturalmente se uno non si è informato prima è di dare di toccarlo, danneggiarli come sia, pensando che sia la scheda video, cioè minimo informazione sempre. Che altro? Vabbè, adesso faccio vedere il processore, così. Ah, poi altre cose, scheda RAM, il processore e scheda video dedicata, non integrata, sono quelli, i pezzi che danno potenza alla macchina, tra virgolette, e quindi sono anche quelli che possiamo anche rimuovere, modificare, eccetera. La RAM normalmente è quella più modificata, nel senso basta comprarsi su eBay un banco di RAM maggiore di quello che abbiamo, e aumentiamo la RAM tranquillamente, basta toglierla e inserirla. L'unica cosa è che bisogna stare attenti alle caratteristiche, cioè ad esempio questa. Se uno va a leggere sulla scheda, sulla RAM, leggiamo 2 giga, ok, e la frequenza del che è 666, cioè 666, non il diavolo, se la RAM è il diavolo, 666 che sarebbe i megahertz di frequenza della RAM. Se noi andiamo a mettere una RAM da 4 giga, di una marca diversa, che può essere la Kingsoft o che sia, possiamo rompere la RAM, perché oppure non potrebbe essere non letta dal sistema, dal BIOS, perché comunque sia la frequenza è così alta che non si riesce a raggiungere, cioè non può essere letta, non può funzionare. Scheda video dedicata, sempre bene documentarsi sul sito ad esempio della casa produttrice, come se fosse esempio l'Nvidia, ATI, andare a vedere se quel modello di scheda video può essere supportata dalla scheda madre che abbiamo. Perché ogni scheda madre ha un nome, tra virgolette, un codice identificativo, e di norma, a parte i codici a barre con il numero di serie, basta andare sulla casa madre eccola qua, vedete, mainboard, medicina, cioè i numeri seriali. Su quelli più recenti, ad esempio quelli della Intel, c'è scritto Intel, motherboard Intel, eccetera, eccetera. Quindi basta andare a vedere sul sito, vedere, posso attaccarci questo. A livello software ci sono 1000 programmi che ti fanno questo, nel senso tipo anche ad esempio C+Z per Windows, uno lo installa e dice la motherboard che è installata, la RAM, che DDR è, ha tutte le caratteristiche hardware. Quindi basta andare a vedere poi sul sito, è possibile cambiarla questa scheda. Cioè, il processore, che è la parte più delicata. Cioè uno ok, può comprare, c'ha un Pentium 3, dice ok, c'ho il computer, basta, voglio comprarmi l'i7, cioè voglio buttare l'i7 che da 4 GHz fai miracoli, lo ammette, addio, brucia tutto. Perché il problema del processore non è un problema banale, nel senso, innanzitutto il processore si muove così, cacciavite a taglio, c'è un piccolo blocco dei pin del lock che ho fatto, che stringere sui pin del processore, per averlo basta tirarlo semplicemente e uno arriva sul processore. Questo è il processore della macchina. In questo caso sul processore è scritte le caratteristiche, un Intel 2,26 GHz di frequenza, 3 mega di cache. La maggior parte delle caratteristiche stanno qua. Se uno non lo sa, informarsi prima, comunque sia,
di norma vedete pendulum inside. Il mio, se è un caso particolare, io ho cambiato il processore sul mio, non è più un pendulum inside ma è un Core 2 Duo da 2.4. Per esperienza ho preso la stretta di culo perché l'ho usato lo stesso giorno che ho cambiato, dico ah che bello, posso fare mille cose, sentivo la ventola che andava a palla. Dopo 20 minuti che lo utilizzavo, spendo il computer, invece spegnere il computer da solo. Dopo 3 volte che l'ho fatto, dico vabbè, sarà che si deve adattare. Il giorno dopo accendo il computer e non si accendeva più. Dico, mio Dio, perché? Perché c'avevo la scheda madre che era completamente impolverata, quindi spolverando la scheda madre, la, diciamo, penso molto probabilmente anche perché una volta che va in circolo una frequenza maggiore sul circuito, essendo prestampato, anche i circuiti tendono a dilatarsi, questo aumenta l'usura, come l'overclocking, quando uno overclocka un processore, esempio, questo è da 2.26, se lo overclocco a 2.4, cioè è normale che questo, cioè questo sistema è progettato per un processore da 2.26, se lo overclocco a 2.4 è normale che andrà oltre le sue possibilità e quindi si rovina. Le schede, alcune case produttrici lo fanno da BIOS che permettono l'overclocking, quindi se vai su alcuni Asus che fanno queste cose, cioè vai sul BIOS, CPU, frequenza della CPU la puoi aumentare e diminuire a seconda di quello che vuoi farci. Però uno deve sapere, comunque sia, deve essere consapevole del fatto che rovina il sistema. Io l'ho cambiato, ora funziona. Con Windows va ancora a palla, ma qui dove è un Core 2 Duo, Windows 8.1 esempio, fatica parecchio. Adesso, come oggi, ho usato Kubuntu, la RAM fissa al 400 mega, ok, c'ho la RAM della NASA ma non volevo dirvelo. C'ho 400 mega fisso di RAM, il processore è 1%, e anche il sistema che operativo che usa poco processore e poca RAM, però anche a tipo ho usato Prezi per fare la presentazione, non so se lo conoscevate, è pesante perché tutto tramite browser, tutto JavaScript eccetera, comunque regge benissimo, arriva al massimo di lavorazione a 53% se fa proprio qualcosa di enorme. Comunque problemi non me ne dà, temperature sempre sui 46 gradi, cioè, come dicevo, se uno cambia il processore deve stare attento anche alla dissipazione, e la dissipazione è un po' un problema perché le ventole, essendo sistemi studiati apposta, una ventola non è che uno dice ok cambio ventola, me ne metto un'altra. Se io prendo una ventola più grande, come dicevo prima, la portata della ventola è rapportata al calore che deve, tra virgolette, buttare via. Il calore che deve buttare via deve, cioè, dipende dalla scheda video e dal... Non ti sta lo spazio, se tipo la ventola più grande, ti sta lo spazio per metterla? No. Questo stavo a dire adesso, infatti, perché tu, se tu adesso ce ne metti, io adesso tolgo, visto, la ventola si apre e si toglie. Se adesso ce ne metto una più grande, innanzitutto il motore non la regge, perché i pin, se vedete, qua ce ne sono 3. Su tanti, tipo il computer mio c'ha 2 pin. Sui computer più nuovi che hanno gli 7, i 5, sono 4 pin. Quindi, processore... processori più alti vuol dire che la corrente che serve per far girare la ventola è più alta, quindi ventole più grandi, i giri che devono fare deve essere rapportato tutto quanto. Quindi se adesso qua ci mettessi un i5 dovrei metterci una 4 pin e non c'entrerebbe praticamente sulla scheda madre. O cambia scheda madre, allora, tanto vale comprare una computer. Dicevo, se invece vuoi cambiare solo la ventola, anche questo è un problema perché se io prendo una ventola più grande, il motore Brushless è quello, non è che posso andare a, cioè, di solito è rapportato il statore e il rotore, cioè la dimensione, quindi andare a sostituire, ci ho provato, te lo dico per esperienza, non si fa, cioè lo puoi fare ma senti non tanto per il rumore della ventola che è impolverata, ma perché tocca quindi ecco, se attenzione, quando uno toglie il professore deve essere delicatissimo, non delicato, perché i pin, se si rompe un pin, perso il processore, e per inserirlo, per toglierlo, ci danno una mano che è linda, ad esempio c'è un angolo che è dorato, cosa vedete? Ah sì, ok. E il pin dorato
sta a indicare l'angolo mozzo, nel senso che c'è un angolo dove non ci sono dei pin. Quello ci consente di inserire, diciamo, il professore in modo giusto, in modo corretto. Quindi che fa? Ce l'appoggio solo delicatamente sopra, lo spingo in Z tramite l'utilizzo del cacciavite. Una volta che mi sono assicurato che tutti i lati sono appoggiati bene, vado a stringere e vedo che non parte. Ok? Ora volevo far vedere questo è un po' là. Ok, quindi c'è il discorso della maschera. Metto da. Una volta chiuso, visto che questo mi dà l'opportunità di mettere la pasta. Perché questo è un computer che ho montato, ma non ho avuto mai tempo di mettere la pasta, quindi metterò la pasta termica per la prima volta con voi. Quindi queste sono le viti. Funziona, Sì. Ho installato per OS, c'era Windows 8, poi ci ho messo per OS, solo che ho visto che poteva scaldarsi perché mi sono scottato e metto la pasta termica. Infatti, sarà l'occasione per metterci. Allora, le viti, anche qui vedete c'è una più piccola che era la vite che andava precisamente l'angolo a sinistra, perché qui è l'angolo dove era la cassa. Probabilmente non ve l'ho detto, ma l'ho visto. Allora, monitor. Problemi al monitor? Se rompe il monitor, per esempio, devo sostituirlo, cosa fare? Innanzitutto il monitor è tutto clippato, cioè tutte clip, infatti se uno vuole non basta alzarlo, si apre. Per rimuovere, diciamo, questa plastica si toglie tutti i viti. I viti sono di norma quelli che stanno tutti con me. Niente vero, basta togliere la vite. Una parte superiore di vite. Guardare sotto tutti i gommi, in questo caso me ne sono persi la metà dei gommi, che è il computer. Comunque stare attenti anche a questi gommini, che comunque sia fanno sì che l'estetica del computer non venga persa. Comunque sia, tra un computer che c'ha i gommini, un computer che è gelato, uno dice ammazza, se te lo sei comprato adesso, se invece non gelato, se l'hai rubato adesso, il computer, cioè, veramente sembra che non è il tuo. Quindi vado a rimuovere tutte le viti, le viti dello schermo sono identiche, potrei quindi vedere, ci sono anche queste qui. Queste per rimuoverle che faccio? Utilizzo un cacciavite, perché questi sono delicati, perché sono della plastica sottile. Di norma basta fare leva in un punto, essendo soltanto bollate sopra, tendono a ribaltarsi dal lato posto. Vado a rimuovere tutte le viti. Ok, perfetto. Uno dice, adesso ho tolto le viti, che faccio? Innanzitutto vado a vedere qual è il punto debole. Vedete, tipo adesso ho tolto questo perché l'unico punto dove facevo, potevo fare leva, potevo benissimo usarlo anche qua, però lo guarda meglio, qua era tutto chiuso, quindi era difficile arrivarci. Di solito sui lati sono i punti più deboli del sistema, quindi basta perdere e con delicatezza rimuovere tutte le clip. Vanno a cercare di capire e potrebbe essere che anche partire da un lato e andarsi dall'altro.
questa è una parte delicatissima del Deve essere divertendo, perché è facile che si rompa, perché è una plastica sottilissima. Quindi questa è la cover che copre tutta la parte dello schermo. In realtà lo schermo è questo. Lo tablet è questo. Che dire? Allora, se uno guarda bene, vedete queste due sono le antenne, quello diciamo prima era il wifi, quello che permette il wifi. Se le avete viste mai, queste sono per saldare il cavo bianco e il cavo nero. Che hanno, finiscono di norma con le due piastre che servono per aumentare il segnale, tutto studiato apposta per aumentare il segnale. Le antenne sono queste, quelle saldate, il pezzo di ferro saldato, vedi? Ah, ok, questa. Bravo. Quindi saldate sopra. E di norma, se volete vedere il video, allora, il video è delicato nel senso che lo schermo ha una retroilluminazione, ormai è ovvio. La retroilluminazione del video è di solito una causa di rottura dei computer, soprattutto quelli vecchi, non quelli nuovi, perché a meno che uno non è proprio mettere la cosa della palla e tende a rovinare lo schermo, è difficile che si rompa, però potrebbe capitare. Però sui computer vecchi, togliamo sempre tutte le linee, che sono anche in questo caso tutte indicate, basta sempre avere un minimo di accortezza e guardare ovunque. Ad esempio sono anche queste due vite qua, ma non le tolgo perché vedete sarebbero, sono quelle del blocco del computer, cioè della, che poi andrà, se non toccare sulla clip poi erano tolte quando clicchi parte lo schermo. Adesso questo è lo schermo. Come vedete è attaccata a questa sottospecie di schedina. La schedina in realtà è un controllore del video, ovvero tutto quello che regola è quello che regola, che gestisce lo schermo. Fidoio, non vanno a mettere questo. E questo è lo schermo. Come ho detto, dietro non si tocca, non so se si legge, don't touch ovunque, perché la parte retro dello schermo è quella che cioè qua dietro c'è la parte del LED, cioè dei LED, della lampada, quindi è la parte più delicata, quindi se io faccio così spacco tutto. Se uno deve sostituirla, anche questa non è difficilissimo, basta togliere una, due viti, parte la parte dietro e cambia lo schermo. Quindi di norma, ecco, su computer più recenti, in queste barchette laterali basta svitarle e metterle sullo schermo nuovo. Uno dei problemi potrebbe essere, faccio vedere le antenne, è apposta per simula un'antenna del computer, cioè un'antenna per prendere la televisione, quindi poi tutto alluminio sotto per aumentare ancora il segnale, quindi tutte cose studiate per alcuni computer, ce l'hanno proprio di lato che girano tutto di là, che avvolgono tutto eccetera. Se un computer, se uno schermo di computer non funziona, non per forza dovrebbe essere causato dal computer. Molto probabilmente si è fuso il controllore, quindi basta sostituire il pezzo hardware questo e si è risolto il problema. Cioè non vuol dire che il computer manda segnali allo schermo, quindi sentiamo che parte tutto lo schermo e tutto, però vediamo che non dà. Il controllo deve essere specifico per il video, per lo schermo. Naturalmente anche per lo schermo, cioè anche per la base, non solo per lo schermo. Anche per la parte, la sede, perché non è un computer fisso, le viti vanno in certe posizioni
esistono anche i 6000 controllori. Poi se uno va a comprarne uno che è lungo così, va a vedere, oddio, ma non vendrà, la video va da tutta altre parti. Specifico anche per la macchina. Per vedere se è rovinato, di norma questa plastica grigia, cioè dovrebbe essere trasparente, diventa nera, è proprio, proprio bruciato, e quindi è abbastanza semplice capire. La telecamera è non quella smonto, su quelle più recenti è una schedina come questa fissata con due viti, ovviamente questa è quelle, vedo che sta uno che gira, fa così, in realtà lo vuole disturbare. E quindi eccolo, rimontiamo lo schermo. Prima di tutto ricolleghiamo quello, se non riesce a togliere. Ok, andiamo a rimetterlo insieme con molta delicatezza, sempre. Ok, andiamo a mettere le viti. Ad esempio, quali viti? Non potete sbagliarvi, perché a parte che sono simili, a parte sono tutti uguali quasi. Però vedete che ci danno l'etichetta blu, cioè l'etichetta, la segnatura, il segno blu. Il fatto che il segno è blu è dovuto A alla garanzia. Come fanno a sapere? Quando uno dice ho la garanzia sul computer, lo riporta in assistenza e lui fa quello a sapere che te non hai aperto il computer. Stavo male, sì. No, in realtà vedi la sulla filettatura della parte blu? No. Ah, sì. Insomma, non funziona. E il fatto che... Ora sta il calcio di mondo. Mi raccomando, non perdere la vita, sennò il video non c'è. La parte blu... Una volta che uno smonta, cioè smonta il computer e lo riavvita, si usura. Quindi loro riescono anche a capire da quello che tu hai mai messo. E poi di norma ce ne mettono di più di quanto ne serve per... Ma se tu la colori? Devi farlo in maniera precisa. Se il tecnico è daltonico, penso che non va il tecnico. Penso che non ti cambia il reparto. Sì, va reparto bianco e nero. Oppure si mette tutto il nuovo che accende lì, ma riparto plastica e nero. Può essere che allora. Poi ci metti tutti quelli nello scotch precedente in modo che lo scotch, che tante quel col form, ci passi un attimo, se stacca. Ma qua lo dovremmo tutto. Pure fatto con il computer dei puffi, tutto blu. Allora dice. Cioè, è successo perché le buffi siamo così. Non è che le vado a mettere a caso, vado sempre dove dice lui inserirle. Questo è il professore e questa è scheda video. Va sopra, sì. Dopo la mandiamo. Un computer senza dissipazione, c'è una curiosità su internet. C'è uno che ha... Una persona che ha fatto un video di lui che gioca a COD, tipo, a massima le prestazioni con un Pentium 3 processore, e la cosa bella è che per raffreddarlo non usa ventola, cose varie, usa azoto liquido, e quindi la cosa bella è che quando va, cioè, gioca, ci butta l'azoto liquido sopra, una volta che è finito l'azoto liquido, una sfiammata del processore, non riusciva a gestire tutto. Se li accorgi in tempo e spegni tutto, via l'estintore, se la vicino, non so. È come su Business World Record, stai vicino in fondo. In quanto tempo riesci a fare il video? Non c'è niente.
Anche qua per esempio adesso io ho messo la vita in più esempio, no? Proprio sulla cortezza di dire, ma andare va realmente lì, cioè dico, la metto su uno di due bucando, cioè fissa, no? Poi sono andato mettendo questo sole, dico, perché vedo la testa della vite? Sicuramente non è quella posizione, quindi ogni vite, ripeto, c'è sempre una sua posizione. L'Asus l'ha creata apposta, adesso Asus, perché questo è il caso dell'Asus. Ok, montiamo velocemente lo schermo. Quali sono? Quasi 23, quasi quell'ora lì. Ok, come l'abbiamo smontato? È semplice rimontarlo, basta clippare tutto, sempre un minimo di delicatezza. Penso che se mi ci trovo davanti, cioè se uno rifà sempre questi meccanismi qua, tutte clip basta. Beh, allora sì, era parecchio passato. Tanto alla fine PlayStation 4 eccetera sono macchine, quindi alla fine computer dedicati solo per fare una cosa, ma in realtà tu prendi la PlayStation 4, Xbox e installarci un sistema operativo dentro. Ti facerà parecchio bene i giochi, però. Sono dei computer che hanno delle parti hardware dedicate per la modifica e la ricodifica di cose audio. Cioè, un computer normalmente ha di cose audio. Di fare audio. Fa le cose. Sì, dico, per lavorare più velocemente, giocare delle istruzioni sul microprocessore e dedicare direttamente alla lavorazione per determinare. Ma anche soprattutto a livello di bus. Cioè, ci avranno un diretto tra CPU e CPU, non so, appena tu, cioè, che ne so, gli spari, insomma, subito poi lavorano tutte le dinamiche del progetto. Arrivano a mettere tutte le coperture, magari c'è un perché lo fa qualcosa. Te c'è diventato, c'è venuto un giorno, ok, siamo in dirittura d'arrivo. Allora, schermo, devo caricare sul link per allora arriviamo alle fasi scusate. Allora, rimontiamo tutto. Casino fatto, rimontiamo. Partiamo dall'ultimo pezzo che abbiamo tolto realmente, che è la scheda madre. Scheda madre che facciamo passi a ritroso. Noi abbiamo fatto. Questo faccio di sopra. Abbiamo preso, tolto questo e tirato. Quindi dovremmo fare il contrario. Zeriamo, attenzione sempre ai cavi che stanno sotto, che è facile sempre sporcarsi. Una volta uno tirato un video, fatto, faceva vedere c'è un cavo sotto che basta che andava a finire sotto. Quindi rinseriamo i collegamenti e poi rinseriamo i connettori dell'audio. Questa è scheda audio, vabbè, brevemente scheda audio, USB, Ethernet, VGA. Poi sono i controllori della
Il controllo del video. Quindi è partito. Okay. Che faccio? Vado a rimontare i debiti. Allora, le viti li vado a rimettere. Vediamo se vi ricordate. Dove? Nei punti dove ci sono le freccette, quindi vado a vedere questa è la freccetta, sì, rimonto. Qui c'è la freccetta, sì, rimonto. Qua c'è la, non ce l'ha. Già ma così tutto. Si attorno la di più con la ferrovia c'è una seconda. Vai a tirarlo a morte, sempre. Ma non si avete un'esperienza dietro semplice abitante, io posso fare importante di collegare un motivo, io ne so cosa apre la porta, ma io la scatta e ricordarsi tutti i pass da collegare. Adesso a ritroso metterci la bassa tecnica, per caso per quarto ore cosa ora vado a inserire la parte sopra, vedo che la parte, la cosa importante da fare è il touchpad, se no non funziona il touchpad. Federico, ma tu la metti anche lì? No, solo sul sì, perché tanto la tua ci va, dopo tanto la pressione sopra, quindi inutile. Vado a una cosa che è importante, non fare questo. Era la cazzi. No, perché ma la maggior parte questo lo tagli. No, ecco, le stanno tutte quante, 1, 2, 3. Non è stringito. No, 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 no. Importante, no, dopo una fare spiegazione viti, tira la stiera, con tutte le viti sono sulle parti basse. Chiedo scusa. Questo può capitare. È una cosa che può capitare. Adesso perché era soltanto didattica la cosa. Ti ha detto tutti ciao, la emozionale. Sì. Che i bus c'hanno, non questo in questo caso, ma c'hanno questa levetta blu. Che serve apposta per inserirlo all'interno della, cioè per spingerci la dentro, perché sennò come fai, dici è un cavo di plastica, non è rigido. Il problema è incastrarcelo perfettamente quando devi non è difficilissimo, dopo casomai forse. Alza un attimo il PC. Se no, non c'è più. Già prego, già prego. Ecco. E a grande fortuna, per non dire fortuna con la cima di Luca, è un bravo dentro. Cortuna allora. Per cortuna. Per cortuna. Ok. Lì devi... c'è il problema del disco? Ah, il problema c'hai? Non deve leggerti, non c'è, non vede più la delle partizioni. Non vede nulla più chiaro. Ma non trova più i file. Non riesce a leggere. Sono lo stesso problema sul disco di 1945. Come risolto? C'è st-
saranno tipo dei programmi che ti permettono di recuperare la tabella di partizioni, tipo desk disk. L'ho fatto, ma sa. Non recupero mai file, ci stanno recuperando. Qui, aspetta un attimo. Molti programmi che. Il problema è diverso. Solo che se non glielo regge proprio. No, non gli regge niente. Non gli regge proprio niente. Dice, ti dà error. Ti dà error mentre legge il disco. Allora, però non si dirà error. Cioè, te quando attacchi il disco non te lo legge il disco esterno. Non te lo legge proprio. Cioè, non è mio, devi vederlo. Ma è l'hard disk esterno, eccetera. Non è il Western Digital, è quello esterno, capito? Quindi che allora, apri è uguale al mio, però. Il problema è quello con loro. E che io faccio? Apri la revisione. Grazie. Apri quello. Ce l'hai dietro? Sì, sì, quello qui. Aprivo. Cioè, l'hard disk esterno, in realtà, l'hard disk così con. L'avevo aperto l'altro giorno, però non sapevamo che fargli, quindi non lasciamo lì. Cioè, dopo essere stata, se l'hai c'è tanto. No, non lo vedevi, non si può attaccare, c'è proprio la presa quella con USB. No, infatti è quello con la mini USB. Con la mini USB in realtà è un controllore che va attaccato sulla SATA in USB. Che tu stacchi, ci metti un controllore tipo quello che ho io in Antera e si fa. Allora, già fatto. Cosa fa? Comunque, andando più veloci, tipo che abbiamo questo. Dici che il problema è il controllore tra SATA e. Se il problema è che se tu riesci a entrarci dentro, ma dietro non c'è nessun dato, come è successo a me. Cioè se il problema è quello, io perché ho avuto un hard disk mio da 640 giga. Allora non so più che fai. Dal giorno alla notte, ho perso tutti i dati, cioè, tipo non so quanti giga, film, foto, eccetera. E dopo i dati? Mi li dava però come i dati segnali sulla memoria. Della tutta di. Però non sapeva la dimensione del disco però fa. No, allora, te da, gli dici che è un hard disk Western Digital. Le informazioni gli dici tutte. Il disco non gli dice. Cioè il device. C'è il device, solo che quando va a scrivere, va a leggere, gli dice read error. Input output read error, qualcosa del genere. Allora, tornando a noi, così finiamo un po' questa cosa che cerchiamo di includere. Ora, ho rimontato tastiera con la parte che è sopra e sotto. Che vado a fare? Vado a rimontare lo schermo. Lo schermo che come vediamo non è facilissimo. Il computer da adesso non so assolutamente così, ma ho studiato molto meglio. Per quanto possa essere semplice, diciamo, non lo è. Perché allora. Innanzitutto bisogna inserire le antenne che devono andare nella scheda di rete, che se uno guarda meglio non è così semplice da raggiungere perché qua c'è plastica, quindi l'unico modo per farlo è qua sotto. Uno dice come cazzarola c'è faccio fa questa qua sotto. Adesso lo vediamo. Prima però bisogna mettere in serie il video. Il cavo invece facciamo questo perché fuori. Fissiamo il video con le viti che abbiamo messo da parte, che sono queste, che sono più grandi anche, cioè uno anche a occhio lo vede, questa è fine e lunga, qua dentro non ci andrò mai. Ma se ce l'avamo ci usciamo. Li prendo, vado a fissarlo. Queste sono viti tra virgolette portanti, nel senso che di solito su tutti i computer ci sono delle viti più grandi rispetto a delle viti più piccole, perché quelle più grandi tendono a cioè servono a far resistere il sistema cerniera normale, che se io apro e chiudo lo schermo n volte al giorno normale che la vita non può essere così, perché a lungo termine si pacca, quindi si rompe per rottura fisica della vita. E a parte quello, comunque sia deve sorreggere più peso, che uno quando fa forza in realtà sulle viti. Tipo adesso io apro e chiudo la cerniera, è fittizia. E se non va più quelle lì? Se non va più quelle è un problema, dica. Della norma o cambi tutto il case sotto o rimetti. Cioè se metti la vite non ti gira. Ti gira perché la si chiama. La parte sotto. In questo caso la vite va fissata direttamente sulla cerniera, ecco che si mette sotto proprio perpendicolare.
Se invece il problema è la vite che si è spanata, quindi tipo sui computer quelli da adesso che tu li inserisci e se le viti l'hanno messa davanti, se è spanata o togli tutto, è spanata vuol dire che è partito il pezzo di ferro che è incollato su, quindi o lo ricompri e ce lo attacchi con l'attack o lo rifondi. Se no la vite è più grande. No, perché come si dice, non è che lo avvii sulla plastica, lo avvii su sta crimera, si chiama, no, crimera, adesso muore popolate, quindi è quello che fa la, diciamo, la fa abitare la vite. Se va via quello, se si rompe proprio il sostegno sotto, o lo riattacchi in qualche modo, vite grande e piccola, sì, è inutile. Se no, ecco, l'unico modo è riattaccarlo con dell'attack, stando attenti dentro ogni volta, perché così non è una cosa studiata apposta per quello. Un po' d'attack, rimettici sopra quello, aspetta che si secchi. Che ma alla fine, tanto se no, caprendolo ancora, cioè, l'unico problema è che si alza un po' di volte. Ma. Il problema è che quante volte apri il computer al giorno? Immagina a lungo termine. Te faccio tipo il test, stanno i test, non lo so. Fa tutto il giorno così. Dopo la vite, cioè dopo tutto il peso, lo sorregge l'altra vite. Infatti, ecco che sui computer di solito stanno due viti in quel modo. Qua ce n'è una sola perché è diretto sulla cerniera, o se spana la cerniera è difficile, è acciaio. Ok, ora arrivato a, se vedete, c'ho da rimettere i connettori, che sono quelli del video e quelli della cosa. Così. Con la delicatezza, evitando di rompere i pin. Inseriamo questo, ok. Dopodiché, cosa facciamo? Andiamo a inserire l'altro, che non è nella posizione più ottimale possibile. In questo caso possiamo darci un cacciavite per capire se testare là, se è entrato o meno, dove si sono. Connettori che sono, si inseriscono in modi, in posizioni strane, quindi non è che sono gli occhi per tutto. Ora, antenne. Non tutte le antenne sono così, nel senso, di norma sono più semplici. Ma noi le inseriamo, stando attenti a farli passare in posti che, perché allora, naturalmente le antenne sono studiate per avere un percorso privilegiato in determinati punti. Infatti non tutte le antenne hanno delle dimensioni, cioè tipo quella bianca, se adesso vedete, rispetto a quella nera è così, cioè quella bianca è così, quella nera è così. Quindi che cosa vuol dire? Che quando andiamo a mettere quella scheda di rete, l'antenna con la bianca naturalmente non andrà verso il no, perché fisicamente non ti arriva. Quindi su dei computer portatili soprattutto tutto è studiato per essere più compatto possibile, cioè meno sprechi, più praticità. In questo caso, rimontandolo, avevo notato che ci sono degli spazi apposta che ci permettono di poter spostare la antenna. Adesso non basta perché c'è la batteria della scheda madre che dice, però si può riuscire a fare questo. E questo è un cavo. Cavo 1 lo sa, cavo 2, via. Pazienza è fondamentale. Ora, visto che i cavi sono passati, sono stati messi in Z, possiamo mettere che cosa? Il fermo. Ok,
questo. Ok, quindi chiudiamo il tutto e rimettiamo il blocco. Adesso mi avevo fatto parecchie volte prima di sì, è da battaglia questo. Riprendo le vite radicate e ce lo rimetto. La parte, diciamo, del montaggio, del riassemblaggio non è divertentissima, anzi tante volte è più la più pallosa, perché devi cercare di capire come se ti mettono le viti, come, cioè, perché comunque sia, noi non siamo ingegneri nel campo dei computer portatili, quindi probabilmente un cavo noi cerchiamo di farlo passare nel modo migliore possibile, ma in realtà non è quello giusto, quindi potrebbe farci forza una plastica, quindi cerca sempre di essere delicati e capire qual è il modo migliore per mettere le cose è fondamentale. Ok, sistemiamo questo, siamo in dirittura d'arrivo, perché come vedete, a parte i coperchi con RAM eccetera, abbiamo quasi fatto. Ora prendiamo la scheda di rete, reinseriamo la scheda di rete, ok, la blocchiamo con i suoi lidi, perché la scheda di rete tenderà a salire. Ti vado a mettere ora, chi si ricorda come andavano messe antenne? Un po' di memoria, pizza sorpresa, esame sorpresa. Non era sotto la mia picchiata. Sarebbe perdito. Altre. Perché mi ricordo? Perché la nera è più lunga. Ci vedo, usa il cervello. Quindi la nera verso i miei. Pare che sia di sinistra, ok. Era la più lunga, quindi è quella che va più lontano. Solo che non c'è il contatto. Tutto è terra. Ah, tutto è terra, una scheda di rete. Sì, si esplode perché il ragazzo non ha insegnato bene. Comunque. Ok, aspetta. Qualora non funzionasse. Tra 5. Qualora non funzionasse la scheda di rete, cioè uno attacca al computer e dice ah, funziona tutto, apre la rete, non vi è niente wifi, nel senso, cioè, se non montavo tutto, cioè l'antenna l'ho messa bene, ma senti i contatti, la cosa più banale di tutte è cambiare l'antenna, probabilmente uno si è sbagliato a inserire l'antenna. Oppure che li fatti passare, tipo l'altra volta che l'avevi fatti passare su posti dove andava e schiacciava. O comunque abbiamo forzato l'ingresso in determinati punti della macchina che non andavano, tipo non so, sotto una plastica, si è schiacciato talmente tanto che lo tira. Si è spezzato, acciacca troppo l'antenna, fa troppa resistenza, cioè veramente è più semplice. Molto semplice. Posso cantare? It's now. E ora, dottore, passatello. Come dicevo durante la presentazione, la pasta di rete non gliela va né tanta né poca, cioè non è che posso fare, messa, così gliela tiro da lontano, cioè, va messa ma non eccessivamente, perché più o meno si è visto la pasta termica, questo va tirato sopra la pasta termica, quindi la pasta termica tenderà a fare un sottile strato tra il processore e la dissipazione, quindi è inutile andare a metterne un chilo. Poi quando si stringe, per effetto, diciamo, della pressione, va a sporcare tutta la scheda del silicio, che è quella che non si scalda, diciamo, quella che scalda di meno. Prima di fare questo, una cosa che stavo vedendo, che se era sozza la ventola, naturalmente ti è andata sozzata per questo, usare aria compressa.
o pinzette nel caso era un tappetino. Bene, non è uscito niente, no, è uscito da... Ok. In caso se fosse, se è dato tempo che c'è la polvere pulilla, evitate di lasciarci altra polvere, nel senso altri pezzi di carta, eccetera. O meglio. Che altro? Ok, andiamo a mettere la pasta termica. Pasta termica, questa, pensate in una siringa. Delicati perché ne esce una puntata, no? Ok, usiamo. E andiamo a metterla. Okay. Non gliel'ho messa tantissimo. Fabio voleva solo questo. Era solo questo. Un consiglio per sistemarla, per distribuirla un po' per tutta la scrittura, tutto il processore, usare il beccuccio della siringhetta. Quindi basta tamponare tipo. O tale che si distribuisce. E se uno si rende anche conto dice cazzo ce l'ho messa poca, non arriva per tutto. E il segreto è non farla proprio, non fare un quadrato perfetto, nel senso se fa un quadrato perfetto quando la schiaccio esce dei bordi, li lascio un po' più accentrato in modo tale che quando schiaccia ci vada solo. Analoga cosa metterla su sul processore video senza. Per esempio adesso non è che ho avvicinato la siringa, in realtà ho utilizzato quella in eccesso il professore mi basta per risparmiare se può fare anche questo. Ok, pulisco la pasta termica eccesso fino a che sporca tutto dal tappino. Finito, pasta termica è questa. Se la pasta termica ci stanno queste che costano 2 euro, prima che si seccano queste ci vuole che veramente andarci a fare il calcolo della traiettoria di un satellite contro la Terra, cioè calcoli veramente elevati. Invece paste che costano veramente, quelli professionali tipo centri assistenza hanno barattoli da 100 ml, costano 45 euro quelle, però hanno, cioè tu li metti e ti corre veramente a attaccarci il processore, cioè la dissipazione sopra, perché quelli si seccano e fanno dei rim meglio contatto tra professore e dissipazione, accortezza anche sui tempi di tiraggio di questa salda. Ok, ci spingo un pochetto così almeno sono sicuro che funziona. Utilizzo le viti, oddio, così. No. Li metto a casaccio? No. Stai attenti a delle linee in diagonale per evitare che si tira troppo da una parte, cioè, adesso io tiro queste due, tutto questo tenderà a tirarsi su, quindi dopo non entra bene, cioè non va in sede tutto qua, anche per motivi logistici, diciamo. Se no non entrano in queste viti, tendiamo a spostare tutta la pasta termica da una parte rispetto all'altra, quindi rinseriamo in diagonale. Dopo naturalmente se non funziona il PC funziona. Se non è un motivo perché è un computer. Quando l'ho comprato non funzionava. Perché in realtà non l'ho acceso mai. Ah, scherzo. Ci inventiamo una scusa. È esplosa una carica esplosiva, esplosiva. E abbiamo dato troppa alimentazione. Io per esempio questo l'ho montato io, cioè non esisteva, cioè, la maggior parte dei pezzi non è quello originale. Ad esempio una cosa che oggi ho ripreso sotto le mani controllando se funzionasse o meno, vedo che non funzionava, non funzionava l'altra volta. Il problema è ad esempio l'hard disk che non già il portasede dell'hard disk, che di norma sta su tutti i computer e serve soprattutto per tenerlo fermo, perché se tu prendi e faccio così con l'hard disk o il computer, anche se l'hard disk è fisso, cioè attaccato, tende a fare così tutto e stacca. Infatti se andavo a aprirlo, media diceva inserire un media, cioè un dispositivo e poi riavviare. C'è stato l'hard disk, l'hard disk era tipo qua, era qua la connessione, era qua l'hard disk, era tutto staccato secondo me. Quindi ogni pezzo ha il suo perché.
Ok, andiamo a mettere la ventola. Prima colleghiamo i pin, stando attento a non rovinarli, che questo è un pezzo delicato. Le ventole, la parte ad esempio questa in... cioè di solito sulle ventole, quelle per recenti, la parte in CD, cioè la parte che sta in plastica, è inserita a parte e contiene l'indicatore della temperatura della scheda madre. È appoggiata di norma su proprio la scheda madre, quadratino di plastica dura, nera, su lì. E qui non va altro che prende la temperatura della scheda madre e a seconda della temperatura va via o meno la ventola. Sì. La ventola non si rende conto della temperatura che c'è. Andiamo poi a fissare la ventola. Siamo in direttura d'arrivo perché manca RAM. C'è RAM che se uno vuole sostituirla, la RAM c'è una... cioè per capire se poi la RAM è supportata dalla macchina, banalmente c'è un... se per farla passare, comunque sia, non so se avete fatto mai caso, una parte, cioè i pin sono divisi da una barretta, in realtà uno spazio vuoto, lo spazio vuoto indica, diciamo, la capacità del sistema. Cioè, non tutte le RAM possono entrarci, se mettono una RAM ad 8 giga non c'entra, perché la RAM ad 8 giga resta più al centro dello spazio, quindi anche lo spazio è dato dalla RAM che c'entra. Visto che la RAM gira, metto l'hard disk. Come detto prima, avevo tolto una vite piccolissima qua, la rimetto. Inserisco l'hard disk da 100 giga adesso, semplicissimo. Cioè, la cosa bella dei portatili, come i telefoni per esempio, io è capitato di recente di smontare l'iPhone 4 per cambiare batteria, cioè il livello di complessità è normale che è elevato, perché non è che sono cose che compro una scheda video così. È tutto combatto, cioè ogni spazio è dedicato per una determinata cosa. Ad esempio, io cambio la batteria sull'iPhone 4. Per cambiare la batteria bisogna stare attenti, perché sotto la batteria c'è una vite che tiene anche una piccola piastrina che serve per amplificare il segnale wifi. Metti male quella, non prendi più wifi. Quindi sto rimettendo intanto gli ultimi viti, parto sempre dai lati, quando è possibile inserire dai lati, cioè, quando già si è spanata la vite, quindi girerà all'infinito. È lunghissima la linea in realtà perché è rotto. Parto dai lati e poi vado a finire con
diciamo gli ultimi pezzi. Eh? Test finale. Ah, perché devo riaccendere. sì, ok. Proviamo a riaccendere. Va detto cavolate fino adesso. La cosa bella del rimontare il computer organizzandosi un po' di spazi è che non c'è la preoccupazione delle viti, oddio, 90 video, oddio, me ne rimangono 5, oddio, me non vado a ricomprare i video perché mi sono finiti i video. Mi sa cascai tutti, dice così. Io vado. Vanno sulla. Devo essere bravo? No, l'hai detto prima, altri del pubblico. Effettivamente ce n'è una piccola piccola. Tutte e due. Tutte e due che vanno. Ah, posto, sì. Meno una. Io farò il zoom. No, del zoom. Che farò il zoom. Ok, l'ultima vite. Allora, se non accende il video. Sì, parte. Parte il video. Oh, madonna. Ma va più bene, gira. Senti che prima di tutto, attacco l'alimentazione perché la batteria reggerà un più. Probabile che. La gira verso la. E giù, grazie. Aiuto il pubblico è fondamentale. Anche a casa chiamo la cena. Bene, di perfetto. Dai, se c'è ora della batteria non funziona. Funzionano i led, di qualcosa è attaccato. E parte. Quando uno smonta il computer, potrebbe partire il BIOS per la ricerca dell'hardware. Ok. Prima. Vedi, cioè, rifà il controllo. Di tutto il settaggio, cioè noi comunque se abbiamo tolto RAM, processore, il sistema non è contento. Cosa fa? Noi facciamo F1. Ok, fai un problema. C'è un problema? Non ha trovato l'espressione master, esatto. Il problema è un problema vuoto. Per caso. Stacca l'alimentazione, giusto per precauzione. Un attimo le video tutta. Se vedo sta nel rigirarlo al contrario perché così si ristacca. Perché c'è anche più ragione, ma l'ho fatto. Me ne pendo. Ormai non più bello. Dovrebbe leggere Asus. Adesso non ti ho fatto più il check del disco, il check del. Adesso lo faccio. Adesso dobbiamo partire il sistema operativo. Preghiamo. Eccolo qua. Partiamo il sistema operativo. Eccolo qua. In realtà sta a fare di colpio dietro. Ho rotto lo schermo. Ci attaccavo. Fatti il live in realtà. In realtà il problema che ha dato adesso era un problema noto, cioè il fatto che non gioco la serie del lettore hard disk causa questo. Tanti dicono, ma non leggi, cioè mi dà problemi quando lo avvio, do una botta di ero funziona. Non è che dando una botta di ero funziona, perché l'hard disk si mette un attimo in sede, ma in realtà fa contatto e no. Quindi, partito Mac, è vero, per OS. Non so se conoscete per OS, si sta parlando del futuro. La sottomarca di... Sì, le vendono al supermercato, sta elemento, vedi? Te lo danno il sistema operativo. Come vedete, ecco, è partita, parte anche la rete wifi, quindi abbiamo riattaccato bene tutte le cose. Adesso fa tutta l'integrazione. E quindi ecco, touchpad funziona. Stiera magari se no, creiamo un nuovo. Fatto bene per adesso.
Ok. Vede Monica Amici Wi-Fi. Adesso. Adesso. Se scrivo X, vede, continua, si scrive. Quindi abbiamo riattaccato tutto. La ventola gira. Importante la ventola. Allora, una cosa importante, una volta che uno ha attaccato tutto, ricontrolla sempre, una volta che ha chiuso, i rumori, se uno risente i rumori di se prima. Arriva la ventola, se non no. Se uno tocca il desolio il computer sente che gira la disca. E se ne vuol dire che. Oppure se non senti nessun rumore preoccupati perché vuol dire che non hai attaccato la ventola e si può tutto. Cosa di strano. Succederà quello che è successo prima del video. E quindi ecco. Questo, tra virgolette, è la mia esperienza che cioè, io ho acquisito nel tempo, cioè ho smontato più di una ventina di computer, quindi bene o male. Riguardandoli sono tutti identici, cioè non è che dici uno c'ha la ventola che si attacca in un altro modo, uno c'ha. Che so, la scheda io sta in un altro modo, tutti uguali, cambiano le disposizioni, quelle ovvio perché normale che uno dopo vende anche il Surface, se uno lo apre, in realtà c'è sempre una piccola pendola, ci sarà la RAM, ci sarà, naturalmente saranno integrate con la scheda madre, non si vorranno togliere, ma so comunque sia schemi logici che vengono poi spostati a seconda della casa produttrice. E questo. Con questo penso di aver detto tutto. Ora andate in bacio, non scherzo. Dopo che le mette. Ah, se mettiamo lì. Spiego per OS. E partiamo con la destra. Io però non succede voglio, però vista allora. No, vabbè. Non so se. No, se pure tranquillo. Dopo che sveglia sarà. Una cosa, tipo il mio non legge bene, è un problema il lettore USB. Sì. Anche con il ripristino del sistema è uguale, quindi potrebbe essere un problema. Allora, se lo apri, se il problema è dovuto al chipset, nel senso che alla scheda madre, se se ti dice culo, nel senso che ti dice c'è tanta fortuna, c'hai l'USB che è separato dalla scheda madre. Mm-hmm. Esempio c'hai se c'hai che computer c'hai innanzitutto? Asus abbastanza recente? Sì. Okay. C'è la garanzia? Sì. In quel caso mandano in garanzia. Mm-hmm. In quel caso c'hanno loro. Cioè, finché a livello software, cioè se te non risolvi, che ne so, formatti, ci metti un cubuto, un'altra istituzione. No, è lo stesso. Quindi se il problema non è quello, cioè, allora è un problema hardware. Il problema hardware te lo risolvono, se hai in garanzia loro. Sì. Se c'hai fortuna, se non era in garanzia, c'hai fortuna, tipo, che ne so, alimentazione, cavi USB vicino e altri tipo USB da un'altra parte, vuol dire che di norma c'ha l'alimentazione che porta l'alimentazione che porta dalla scheda madre e allo stesso tempo c'è anche un cavo che porta USB, quindi guida una scheda madre stupida, cioè sotto cavo solo USB, sostituisci quello, cambi il cavo, se invece degrada ci viene portato in garanzia perché sennò ti impatti, è andato la scheda madre. Tanti problemi quando tipo c'hai anche questo è stato attaccato alla scheda madre, dopo questo quello più cazzo dice che sì, poi il problema è secondo quello fa tutta la scheda madre, no, io quello sono sfortunato perché ce l'ho proprio qui e quindi anche uguale è comunissimo, cioè niente, poi questo va sono scomodo, cioè prima li facevano così perché dicono tanto sta dietro però non devi diventare meno che te, però la praticità è scomodo, dice culo fa altre, innanzitutto avete curiosità? Per gli assenti avete curiosità? Ma più che altro a me è un dubbio che ci vuole sempre, tipo per la batteria, qual è la cosa migliore da fare magari per cercare di far durare la batteria il più possibile? Ah, considerato. Proprio a livello del tempo, cioè tipo quando è carica le batterie, ognuno ne dice una sempre. Allora, la batteria in generale sono garantite per un tot numero di cicli di carica. Esempio palese, Apple dà per i MacBook circa 1000 cicli di carica garantiti. Dopo 1000 cicli di carica non hanno più la stessa, diciamo, garanzia di durata o comunque sia garanzia di
Naturalmente se uno lo tiene attaccato sempre alla corrente, essendo una cosa fisica, la cella di carica in realtà è un degli ioni di litio che ricevono la corrente, riescono a mantenere la carica dentro la cella e poi quando stacchi la corrente piano piano lasciano quella carica. Naturalmente se tu gli dai troppa carica o gli dai per niente, si rovina. Sta sempre sta al 100%, è arrivata, a quel punto c'è la corrente attaccata. Che succede? Che faccio? La levo la batteria? Allora, sui computer recenti non serve perché dovrebbe esserci un meccanismo che stacca la corrente. Che stacca la corrente. Se è al 100% non faccio passare la corrente. Se per sicurezza potresti toglierlo perché il problema è questo, se arriva troppa corrente, gli ioni del litio dentro la batteria, dentro la cella, che fanno? Si eccitano quando gli arriva corrente e lasciano dei gas. Se tu gli dai troppa corrente, questi gas aumentano di più, infatti quando le batterie si gonfiano, perché la batteria all'interno, le celle di carica, non danno bene la carica, comunque se sono rovinate, o hanno preso l'umidità, quindi fanno contatto o non contatto, altri casi. Comunque sia, di norma si crea questo gas che quando scarica lo riassorbe per fare la scarica, ma quando è in carica si espande e basta, e quindi rovina la cella di carica, quindi che ne so. Capita ad esempio che stai al 100% fino al 90%, sembra che ci vuole una vita prima che si scarica, poi dal 90 al 92 lo vedi che scarica subito, quindi vuol dire che si è rovinata la cella di carica. Allo stesso modo se tu tieni una batteria scarica per un anno, la vai ricaricando, non si ricarica, perché comunque sia, allo stesso modo si creano delle altre, diciamo, delle altre operazioni a livello molecolare, che altre reazioni che si rovinano. Quindi il consiglio è, se lo usi come un fisso, cioè stacca prima la portatile, cioè se fisso lo no, nel senso 3-4 ore sempre fermo, se arriva a 100 la levi, è una cosa migliore. Sì, farlo casomai a computer spento prima di avviarlo, ricordarsi di toglierlo o toglierlo durante la carica, cioè durante è pericoloso a livello del sistema più che altro, perché se metti a lavorare a Word dice porca miseria, non ho tolto la batteria, alzi tutto, tacchi il cavo, salta tutto, può fare un cortocircuito, può rovinare qualche contatto. Non è consigliabile, però si può fare anche in quel modo. Il consiglio, se uno sta sempre fermo 6 ore su un posto perché devi lavorarci, stacca la batteria, attacca direttamente il cavo, assicurati che il cavo sta in una posizione tale che non si muoverà mai, cioè, metti caso che stiamo qua in laboratorio, stai al laboratorio, mi metto lì a fianco alla presa, sono sicuro che lì non me lo tocca nessuno, ok, ma se sto qua col cavo che è attaccato lì, imbiccato, certo, tutto quanto. Mi sembra altre domande? No, beh, un attimo se mi stai cacciato, così un attimo il mio. Perché a me appena avvio, dopo 60 secondi, 30 secondi, fa 21 vittor. 21 contati. Sì, lo contati, perché sono sempre 21. Aspetta, innanzitutto il computer c'hai. È assemblato. È un portatile assemblato. Sai la scheda madre qual è? No. Perché i 21 bip che dici te, sì, sono sempre 21, nel senso. Quello è dovuto al fatto che ogni scheda madre, tipo ne so, l'HP, se c'ho qualche problema, lampeggia tipo il blocco della maiuscola per 5 volte. Quindi lampeggia tutti e tre i LED quelli davanti, tutti e tre, non è che indistintamente fa sempre questi 21 bip. Solo che ce l'ho notato, la RAM non può essere perché Windows si sappiamo. E la disco non può essere perché Windows si sappia e il sistema migliore è letto. Ma è assemblato, quindi non c'è garanzia. Sì, c'è garanzia, è stato assemblato in Inghilterra. Ci sta la PC Specialist che li assembla. Ma adesso è scaduta la garanzia oppure? No, infatti non ho introdotto le mail, posso provare a levare il pannello dietro e vedere tutti i contatti. Sono collegati bene. Possiamo fare la tua, soltanto togli il blocco. Ho un po' di numero. E niente, vai, è sembrato a PC Specialist, niente di che, solo che sta facendo un VIP è stranissimo, perché comunque sia un studio di varano, sicuramente funziona solo sulla piantata. Piantando non si pianta. Se, guarda, se il problema... Provo a vedere se era un problema dal disco o qualcosa del genere, l'ho fermato su BIOS, pure stando fermo su BIOS, dopo che passa per 30 secondi, pia e fa... Bip, e poi che fa lo shutdown. Il computer però è cosciente che succede tutto ciò, perché... Quando il sistema operativo è cosciente che succede tutto quanto, okay, cioè, no, beh, è cosciente nel senso che avvia il resto del sistema operativo. Ok,
precauzioni, okay. Le precauzioni, quindi non è che è una cosa strana, cioè che viene così randomicamente cavoli. Ti ripeto, io i casi che ho sentito i VIP sì. sono quando c'hai un problema RAM, problema processore, problema di scheda madre, che c'è qualche cosa che non va, che qualche che può essere la scheda madre. Potrebbe anche essere la pasta termica. Alcune volte da problemi se la pasta termica, se la dissipazione non è tale. Perché infatti quando succede questo di Filippo, la pendola parte a tutto. Vabbè, sì. Vabbè, la pendola di norma parte. All'avvio parte la pendola. No, no, ma quella lì, cioè all'inizio parte quel minimo che gli serve. Fa, poi si spegne. Poi quel momento testa. Quando ora fa. Boom. Vabbè, probabilmente la pasta termica è finita. O ce l'hanno messa poca, o ce l'hanno messa poca, e se è stato assemblato poi lo rimando su, io lo faccio controllare, solo guardavo i connettori, a parte sto merito. Ma... dai. No, vabbè. Come fa? Mi devi dire una ricetta. Allora, segretario appunto, ma sì. Apriamo. Questo qui poi apri in casa, eh. E comunque tu hai detto non c'è la SATA, c'è la mini USB dentro. Questa? Ma questa è un controllore, cioè in realtà questa è in realtà una schedina, prendi il passo. In realtà è una schedina che sta qua davanti. Io ho tolto quello, ti dicevo del 140 circa, non volevo aprire, tu in realtà questo te lo puoi aspettare su questo computer, non ti lo proprio. Quella adesso perché lo vedi che c'è questa scena, questo è il controllore. Questo qua. In realtà c'è una cosa. Però non ce l'ha, mi pare, questa dentro. Ah, dentro. Dentro. Ah, ok. Vedi? Cioè in realtà io vedo questo, ma in realtà c'è un controllore che trasforma USB. Quindi la prima volta che lo uso base, è spaventato. Ah, questo proprio ce l'ha che lo stacchi. Questa è la cosa bella, è che. Questo lo usa anche. Seagate. Stefano sì. Ieri sì. Per aprile l'abbiamo fatto, giocato lì sul incastro, però sacco... Esatto. Un po' di contegno. La domanda si taglia tanto, cioè qui l'audio si abbassa, la dissolvenza stella, no? Tutto è lì, ricordo, perché questo non lo devi dire, c'è stato lì. Una vipera lì. Lì. Forse mi salta qua. No, è qui, ma c'è quello che fai? Ma torno i tocca a tutti. Vedi? Questo è la disca. Faccio così. Sì, ieri. Dai un po' più forte, non qua. C'è solo i commiti che viene, no? Te ieri l'ho aperto? L'abbiamo tirato fuori, sì. Oddio. Date tutti? Questi sputano. Ah, era venuto giù subito, mi sa che si era levati con mini. Però vabbè, non basta per dire su quelli, mi sa che. No, perché tu. Quindi diciamo. Però ci hanno messo tipo tre quarti d'ora a aprirlo, quindi. Cioè, ti guadagniamo tempo lì. E basta 2 secondi. Esperienza, e ieri però volevo aperto quelle pizzette di Serena, quindi non è un po' di cose. Quanto le cose fatte con me li rimettiamo. Beh, è ancora più difficile, insomma. Appunto, con cacciavite. Beh no, cacciavite è forse meglio. Sì, decisamente, perché va lì a far fare. Vedi questo? Com'è? Ho capito, ho capito. Questo è un bastardo. Sei. Ti serve quello non lì. Senza di quello non te ne fai niente. Se era sabato era. Ma io tanto quindi metti questo coso. Questa idea. Quando attaccavo una piastra, questo dovresti prendere. Questa che è la banda di sicurezza, si toglie questa. Toglie. Ma alla fine se no c'è sta pure i connettori quelli esterni. Cioè o ci attacchi qui, però non so se alla fine. Il fatto è che trova un connettore idea e tiro dura. Però boh, stava ieri diceva quell'altri che questo qui come interno non gliela fa niente, ce l'ho. Ma già per metterlo che c'è questo. Per mettercelo dove si toglie. Questo è il controllore, tutto quanto. No. Vedi che sì? Questo sul torso. Tu svidi questo e questo qua sotto, questo ce l'hanno messa per... La garanzia. Per la garanzia, cioè, se tu la stacchi in realtà, sotto sta la scheda.
togli tutte quelle, rimuovi sta parte e diventa una disquisita. Ma ce n'è senza questo. Però c'ho sempre qualcosa. Dopo c'ho il cavolo di desato. Per farlo. Quindi qua del cavolo l'abbiamo aperto. Non avevo capito che l'hai aperto così. Punto. Però vabbè, comunque si sì, ecco. Vabbè, il fatto che, cioè questi i controllori, vedi quello là che adesso tranquillo. Vabbè, vabbè, ho visto, quello visto, che l'ha staccato era un pezzo così, in realtà era tutto il controllore, era quello. Cioè stanno i dischi questi qua che so. Ce l'ha tutto sopra e dopo c'è tutto. Tanti dischi per esempio se si rompono, perché se rompe il controllore del disco, ecco, cambia soltanto la scheda che è questa qui, cioè il disco sta dentro. Ma quindi dopo una volta che c'ho quello lì per collegarlo direttamente cosa posso fare? Dovresti comprare, una volta c'è quello, metti il convertitore di desata, te lo attacchi dentro. Però dopo va diretto? Che fa? Cioè dopo funziona? No, non è come se fosse il disco, cioè come se fosse il disco il computer tuo. Però dopo non potrebbe dare lo stesso problema, no? Perché dici la tabella delle partizioni solo con l'altro. Dopo lì dovresti ricreare la tabella delle partizioni, cioè dopo utilizzi un hard disk normale. Però adesso un attimo, ok, abbiamo smontato. Perché se era semplice come. Vabbè, appena c'era il cavetto, come così funziona. Non provo a attaccarlo su. Ma tanto attaccandolo solo, no, pure Linux, ma. Però insomma anche virtuale, però alla fine. Questo è un attimo, curiosità, eh. Sì, sì. Vedete come mi ha staccato questa. Stacca questo, poi, la telecamera, visto che funziona. Sono contento. Ho trovato questa telecamera, sento un cassetto. Ma di chi è? Tua? Da Logitech, della Logica. Logitech. Sì. Camera Pro, il Camera Pro. Riuscire a fare la visita. Grazie di essere venuto. Ciao. Cosa c'è di lui? Oh mio Dio, re, che cazzo era là? Te lo monta? Almeno? Oh sì, mi sta mettendo. Fa bene sul. No, aspetta. Sala. Che cazzo? Perché l'altro video mi ha mangasinato tutto. Lo stavo per dire staccarlo. No, perché sul video è così. Non è colpa mia, me l'hai detto tu e staccarlo. No, che non è tutto un casino. Perché? Perché c'è il sito video. Chiudi X, Fabio, te l'hanno detto adesso. Mi attacchi il video. Ma che madonna. Ma perché che te fa? Non ho perché ho mostrato che c'è due video. Questo e quello. Staccandolo così a. Te lo accende? No. Cioè il fatto è che ho. Staccando così a freddo e a. Cioè comunque non riesce a capire che c'è un altro schermo e quindi devi tornare allo schermo. Ok, vediamo un po'. È che in realtà non lo vuole mettere mai più funzionale Windows, vero, su questo? No. Windows farà le prestazioni 44 gradi, la ventola sta quasi ferma, 800 giga, 800 gigabyte, io vedo lì. Ma adesso una lista di. Non lo legge. Non lo legge proprio. Ma un po' un attimo su hard disk, attivare. Vai sul terminale. Legge tutto hard disk. Era scritto. Beh, ciao. Io ti ho fatto portare a casa la borsa della cosa, ma ci stava Vai. Ma giusto deve essere tutto per la piano. Se no poi. Che led figo. Allora, led della Madonna. Non ti trova nulla. Non te la trova. Vedi. Non lo vede nemmeno? No, perché c'è semplicemente SDA1, SDA2, SDA3, SDA4 fino all'8. Sì, sì. Però cambiamo, poi è sempre bello. È sempre bello, sì. No. STB sì. Dovrebbe essere. Però pare che ha fatto un'altra. Ha provato a salirti. Se provi a vedere. Là se ha fatto lampeggiato. Ma adesso CD slash dev. Aspetta. No, però sti giorni lo. Qua perlomeno lo vedeva, poi dopo tanto dava sempre errore, però. Lì almeno lo vedeva. Dicevi scusa? CD slash dev. Per vedere un attimo la lista dei device attaccati al PC.
Vai. LS. Ok, allora ci abbiamo. Quanto è il disco? DE. Dov'è DE? Lo vedi? Non c'è disc, DRI. DEF. DICI. DEF. SDA, scusa. Sarà su S. SDA, lavora non c'è però. C'è RAM, S. Eccolo. SDA, c'è? SDA 1, SDB. 2, 3, 9. Eccolo qua. SDB ho visto. Quindi già lui. Cioè se io scrivo SDB. Ti già accedi. Se faccio CD. Non è una cartella, è un device. È un device, come faccio? Dovresti montarlo. Provare a montarlo, ma fai. Mount slash dev slash SDB. Se non vado errato. SDB. Sì. Su dev. No, sulla cartella. Ma MNT. Su, non so se c'è MNT, mezzo sì. Su una cartella tua. Non so, come sì. Una. Sai, su MNT. Vuoi montarla direttamente lì? Vabbè. MNT. Non ti errore per me. Prova, devo aprire la cartella. Sì. Se no non puoi. Andiamo sulla radice. Dell'albero. Ci ho fatto una. Dammi la. La fa creare perché non fare giusto. Di essere brutta. Yes, right. Adesso. Yes, nel make tir. No, make tir è attaccato. MWD. Slash man in T. Slash. MNT. Chiamiamo la cartella. Vuoi dire? Fra prova, dai tanto. Fa molto prova. Fra tutto grande. Sì, esatto. Bene, adesso vai e monta. Ancora non devi scrivere tutta la carta. Perché non l'avevi messo? Già non l'avevi avviato. Devi essere root. Sì. Per montarle, se no non puoi montare. Sudo. Ogni volta devi avere root. E alcune cose c'hai diverse, cioè diverse limitazioni. Utente. Se no fai solo su, diventi il tuo amministratore e via. Fine dei giochi, perché se dopo ti sbagli un attimo. Lì sono madonne. Lì sono madonne, devo garantire. Cioè se sei fai tutte operazioni sicure, fai ritorno solo su, non si mette ogni volta e stai fosso. Eccolo qua. Fra. No, aspetta. Mount. Mount. No, ti ho pensato al MNT1. Sorry. E poi sleva l'ultimo slash finale, però non è magnaccio, esatto, vai. Allora, super blocco. Non riesce a leggere il super blocco. Lì il doppio spazio dice che ha problemi, ma non credo, però. Impossibile leggere il super blocco, quindi questo può significare, se tu fai un DD. Un DD, aspetta. 500 giga, No, un DD. No, solo di un blocco. Ti puoi dire che tu fai il DD di un. Prego. Guarda, fatti avanti. Aspetta. Allora, non ti conviene perché smonti tutto qua se ti muovi. Sì, ma mi storcio. Passa dell'altra. Infatti, passa dello scudo. Per risolvi. Cioè, ci vuole tanto l'adattatore, se è così ti viene fare. Quello lì, l'idea esatta. Domanda, proprio velo, i dati che ci stanno vedendo sono importantissimi. Beh. No, c'è stata un po' di foto, video, queste robe, ha detto sì, quello sì, si fa, però... Quanto era pieno un disco? 500 non so, ma non penso, non deve avere tutto pieno proprio. Però qui 250, 300, mi sa che... C'erano io, 3 film, immagino, una cosa del genere. Ma alla fine lui, qui se sì, se ne è proprio poca roba di film, dico, perché ce n'ha un altro, ce n'è solo film. Quindi qui era proprio qualcuno magari che c'aveva che... Dici la stiga voluto che non gli sia tutto quell'altro. Infatti, nemmeno, capito? Poi quell'altro è pure uno di quelli... Cioè, era la disc che c'aveva interno. Mentre quindi poi... Ma lui c'è un po' che non c'è un po' meno Fabio, tanto... Poi che quei bambini piccoli... Ho visto, se c'è... Non è giusto! Un po' c'è la mia... Mi si sono un po' la curiosità. No, non è 5, uno non è... Count, guarda, dove c'è 94 euro. Lo prendo solo un blocco. C'ho il due disc, SSD da 125 e il secondo disc da 140. Devo essere root. Cioè, 700 euro. Disc secondo anno ancora? Due disc, c'ho un SSD, uno periodi. Poi c'ho vedi, guarda qua. Poi c'ho... Copia di zero. No, leggi quello che ti dice la prima riga.
Errore di immutato. Non riesce a leggere. Esatto, ma anche se faccio un dentino, non è che dici che vai in giro. Diciamo, il controllo che è partito allora. Cioè, perché comunque sentendo il disco si sente che non dà proprio. E se non va nemmeno sì, lo collego con il convertitore in SATA. E... cioè. Penso io vorrei che mio fratello già l'ha fatta una roba del genere. No, non mi ricordo, mi ha detto qualcosa che ha provato, ma può essere pure che ha provato pure a fare con sto ID SATA direttamente. Perché io ti ripeto, secondo me il problema è. Perché lui si è dando a me vuol dire che ha provato tutto. Quello che lui sapeva. Quindi hai detto, te vedi, se c'è qualcuno che sa di più. ID SATA, cioè, te lo dico, no, non puoi farlo. Cioè, non puoi attaccarci in ID SATA se non smonti con. Quindi non l'ha fatto. E smontarlo l'ha smontato perché non gli ha tolto quella cosa. No, dico, se qui, pellicola. Cioè, se qui tu attacchi l'ID, c'è sta quello lì che te lo converte senza fare nient'altro. Sì, ci stanno, però l'unico problema è che non puoi farlo perché c'è il convertitore che è grosso quanto tutto l'hard disk. Cioè vedi, il fatto che questo scappa fuori. Ah, perché quello lì è un blocco di. Sì, quello è un blocco di SP da dentro. Ah, allora non so se questa cosa qui non l'ha provata. Personalmente penso sia impossibile. L'unica cosa è, secondo me, di togliere il controllore, perché quando si ha un problema input-output, il controllore che fa un patto che prende i dati che tu passa, che ti passano tra l'hard disk e il computer e gestirli. Se non riesci a entrarci o a far uscire qualcosa, vuol dire che il controllore non riesce o si è rovinato o comunque se è surriscaldato troppo. Cioè, almeno lo possiamo utilizzare come cassa. Non scherzo. No, no, ma cioè il controllore non è che va in, cioè non è che se tu togli questo arrivi al disco, Cioè non è che dici, oh, tutto il corpo, se cambia, no, se fa queste cose. Tu sei un controllore adatto, come fai? Adesso intanto la prima cosa è solo via quello lì per. Dovresti trovare un controllore stacco e tanto, sì, tanto non hai montato nemmeno alla fine. Quindi non c'è questi problemi. Bisogna rimettere un po'. Sì, adesso questo posso fare più. Se ve ne lascio più. Poi c'è la speranza di dovrebbe essere più una gente. 740 demo, 740 e basta. Non mi ricordo se ci sarà il mio però fino. Sì, infatti ho fatto discretamente bene. Andavo tutto andando bene fino a domenica pomeriggio quando tutto il blocco ho cominciato a sembrare tipo una centrale con le aria. Prima di provarlo, Fe, come ti andava queste? Questi erano su qua, sui lati. Però come su quali pupitti va? Questi? Sì. Però no, aspetta, quello è un poco basso. No, aspetta. Ah, quindi la parte più bassa da sotto. Così. No, contrario. Intanto sento pure più fino la sotto. Adesso lo fa. No, aspetta, un attimo poi lo fa. Diverso non lo più. No, ma io pure prima il prodotto prima. Ragazzi, è come quando lo porti al meccanico.